Buonasera a tutti, buonasera Dario. Buonasera a tutti, buonasera Ale. Allora, stasera ci addentreremo in quel di Vicchio, giusto? Andremo a vedere cosa c'è di concreto nelle testimonianze che furono portate contro Pietro Pacciani e Lotti, insomma, no? E andremo a vedere quali furono invece le vere testimonianze che vennero prese nell'84. Allora, per capire meglio, cominciamo con un estratto, questo è preso dal sito di Flans, che vi consiglio di andare a leggere come articolo, perché giusto un po' riassuntivo, per vedere come è canonizzata la cosa delle testimonianze di Frigo Bertaccini e Caini Martelli. Allora, come leggiamo qua, testimonianze dei coniugi Martelli e Caini di Maria Grazia Frigo. Come accennato nel precedente paragrafo, si registrano due diverse testimonianze che riferiscono di aver avvistato le due auto in fuga che, stando a quanto dice Lotti, decisero di fuggire attraverso una strada sterrata a Monte della Boschetta a causa del passaggio a livello lungo la via SP Saginalese in direzione di Comano, a circa 600 metri dalla piazzola. L'articolo comunque poi continua, è interessante leggerlo per delle considerazioni che fa appunto sulla possibilità o meno che il passaggio a livello fosse chiuso per la linea ferroviaria che c'era all'epoca, insomma, andatelo a leggere. Tali testimonianze, rispettivamente dei coniugi Martelli Caini e della signora Maria Grazia Frigo, vengono rispolverate a circa 10 anni di distanza dai fatti. Tuttavia, la testimonianza dei coniugi Martelli Caini fu resa nell'immediato, almeno a detta loro, ma non verbalizzata. Poi il 21 luglio 94, mentre aveva luogo il processo contro Pietro Pacciani, Andrea Caini si era nuovamente recato in questura, dove aveva rilasciato la propria testimonianza, mentre quella della signora Maria Grazia Frigo fu verbalizzata per la prima volta il 4 dicembre 92 dalla squadra antimostro. Quindi, come vediamo, già in partenza, sebbene queste siano le uniche due testimonianze relative agli avvistamenti a Vicchio portate contro Pietro Pacciani, la prima testimonianza riscontrabile del 92 è quella della Frigo. Quella dell'84 non è mai stata verbalizzata, e questo è molto strano, se mai si è verificato questo evento. Ora, andiamo a leggere velocemente adesso, non mostrerò stasera perché i documenti sono tanti. Allora, facciamo un riassunto sulla testimonianza intanto di Caini e Martelli. Siamo il 29 luglio, alle 23:30 mezzanotte circa, questo è l'orario dato da loro. Il 30 luglio i coniugi Caini e la moglie Tiziana Martelli si presentano presso la polizia per una testimonianza. Riferirono che la notte del delitto, cioè il giorno prima, nel 29 luglio 84, stavano tornando in automobile alla loro abitazione in Fiesole dopo aver partecipato in una festa per l'anniversario dei genitori che si svolgeva presso Santa Margherita a casa della cognata Emanuela Trisolini. Seguendo il tragitto Bricciana San Martino Scopeto Saginale Polcanto, circa mezzanotte, si sono fermati ad una fonte che si trovava lungo la strada sterrata che dalla provinciale saginalese conduceva a San Martino Scopeto e Bricciano, località a ridosso della piazzola Teatro del Delitto. Mentre erano intenti a riempire i boccioni con l'acqua presso la fonte, videro passare a forte velocità due macchine, una scura e una più chiara, guidate da persone adulte e robuste, con direzione San Martino Scopeto e Ricomano. I due rimasero impressionati in quanto il fondo stradale era sterrato e la strada era molto rumorosa, tortuosa. Una velocità del genere risultava davvero imprudente. La testimonianza non fu verbalizzata. Durante il processo Pietro Pacciani si recarono nuovamente, il 21 luglio 94, presso la squadra mobile di Firenze per rendere nuovamente la loro testimonianza. E andiamo a leggere. La sera del 29 luglio 84, domenica, eravamo ospiti nella casa di campagna di una nostra cognata Trisolini Emanuela, posta in località Santa Margherita, in una zona isolata nella campagna tra San Martino Scopeto e Bricciana, la via Saginalese. Eravamo lì riuniti per festeggiare l'anniversario di matrimonio dei genitori di Martelli Tiziano.
ci trattenemmo fino verso le ore 24, dopodiché ripartimmo con la nostra auto per raggiungere la nostra abitazione di Fiesole, secondo il tragitto Bricciana-San Martino-Scopeto, Saginale-Polcanto. Pochissimo tempo dopo la partenza, forse dopo un chilometro, ci fermammo ad una fonte per riempire delle bottiglie di acqua. Questa fonte si trova un po' interna rispetto alla strada sterrata che percorrevamo in corrispondenza di un ponte sul Ruscello. Il ponte interessa un tratto di curva alquanto brusca che obbliga chi guida a rallentare decisamente intorno ai 30 km orari. Aggiungiamo che il traffico su questa strada può dirsi assolutamente inesistente, nel senso che vi possono passare solo le macchine delle persone che abitano le rare case coloniche che si incontrano lungo il percorso. Per il resto è una strada sconosciuta ai più. Può essere utilizzata solo da chi è pratico dei luoghi. Mentre eravamo a prendere l'acqua intorno alle 24, o meglio, mentre stavamo scendendo dalla macchina, abbiamo visto transitare a forte velocità in relazione al tratto stradale sterrato, stretto ed in curva, due vetture, una di seguito all'altra, a bordo della quale c'era il solo conducente. Le due auto, che marciavano ad una velocità approssimativa di 60 all'ora, dimostravano due cose. La prima, che non doveva trattarsi di persone residenti in quei posti perché una macchina levava un polverone rispetto a quella seguente. E la seconda cosa, che comunque davano l'impressione di essere insieme e di conoscere bene la strada. La prima auto aveva i fari anteriori rettangolari. Poteva essere una due volumi oppure anche una tre volumi, comunque con cofano della baugliera corto, tipo la Ford Escort prima serie di color scuro. La seconda auto poteva essere rossa. Notiamo che qua comunque dice Ford Escort prima serie color scuro. Pacciani ce l'aveva chiaro. La seconda auto poteva essere rossa, più chiara della precedente. Entrambe erano vetture di media cilindrata. La seconda auto ci colpì perché commentammo così la scena. Ma guarda questo qui, che sta attaccato alla macchina che precede con le sole luci di posizione accese. Ambedue i conducenti avevano una sagoma robusta e non erano giovani. Costoro andavano in direzione opposta alla nostra, quindi a San Martino Scopeto verso Licomano. Per maggiore chiarezza evidenziamo in colore arancione il tratto stradale in questione, qua naturalmente c'è una trasposizione che è stata fatta, segnando un punto verde in corrispondenza della fonte sulla mappa nella zona che voi ci mostrate. Cioè loro hanno mostrato sulla mappa la fonte, insomma. Ci siamo presentati nuovamente oggi perché abbiamo pensato che forse il nostro primo racconto di allora, non verbalizzato, poteva essere stato dimenticato. Quella sera in macchina con noi c'erano i genitori e la nonna della sottoscritta Martelli Tiziana, rispettivamente Martelli Augusto, Ugolini Nella, Mazzetti Maria Amelia e nostro figlio Daniele. Quindi partiamo con una testimonianza che non fu mai verbalizzata prima del 1994. Andiamo velocemente a vedere l'altra testimonianza, quella Frigo Bertaccini. Ricordiamo che la testimonianza Frigo Bertaccini viene rilasciata il 4 febbraio del 92, in seguito alla telefonata della Frigo al PM del 2 dicembre del 92, in cui affermava di avere delle informazioni da riferire. Andiamo a leggere un attimo. La Frigo, una donna fredda. Faccio finta di non aver sentito. Originaria di Milano, pensionata, la sera dell'omicidio, Maria Grazia Frigo col marito Giampaolo Bertaccini e la figlia transitavano da via Saginale. Nel verbale del 92, redatto dalla SAM, si legge: percorrevamo intorno alle 23.55 quella strada con provenienza dalla fattoria L'Arena ed eravamo diretti verso la via denominata Saginale. Tale strada ha sbocco nelle vicinanze del luogo del duplice omicidio. A circa un chilometro dal termine della strada sterrata incrociamo una macchina con alla guida una persona che non accennava a rallentare, procedeva con accesi solo i fanalini di posizione. Tale condotta mi aveva preoccupato, anche se mio marito mi tranquillizzò dicendo: vedrai che si fermerà. La persona che ho notato aveva un'età intorno ai 50 anni con capelli brizzolati, tagliati a spazzola, e indossava una camicia a quadri con maniche rimboccate e aperta sul collo. Il suo sguardo era deciso e determinato.
In merito all'autovettura, posso affermare che questa era di media cilindrata, certamente non di marca italiana. Circa il colore, non voglio esprimermi con assoluta certezza, anche se ritengo che propendesse per lo scuro, non era dotata di poggiatesta. Un altro particolare che si dovrà verbalizzare è quello di aver udito, tra le 22:30 e le 23 di quella sera, un colpo che ho attribuito ad un'arma da fuoco mentre mi trovavo nel giardino della famiglia Bianchi, da dove provenivo e che si trova subito dopo la fattoria L'Arena. Ora, la casa della famiglia Bianchi si trova a località Scopeto ed è a 3 chilometri dalla piazzola, senza contare che avrebbe sentito un colpo solo, non i colpi che in realtà poi sono stati sparati in gran numero, no? Quindi la Frigo, che si presenta nel 92, tra tutte le cose che ricorda, ricorda pure di aver sentito un colpo di calibro 22 a 3 chilometri di distanza. Ditemi voi se è plausibile. Continuiamo pure. Nel corso della deposizione dichiarò di aver riconosciuto il guidatore dell'auto. Lo aveva visto fotografato sui giornali e ripreso in televisione, era Pacciani, ne era certa. Riconosco con certezza nella foto contrassegnata nel numero 5 le fiche della persona che notai quella notte nella circostanza sopraccennata. In particolare riconosco, oltre che il volto e i capelli, anche il collo taurino e lo sguardo determinato. La donna nella sua deposizione indicava con una certa certezza il guidatore come Pietro Pacciani, conoscendolo sia per il collo taurino che per lo sguardo determinato. Il 26 marzo del 96, davanti al capo della mobile Giuttari, ripeté quanto precedentemente messo a verbale, aggiungendo alcuni particolari. Andati via dai Bianchi, la famiglia presso cui eravamo stati ospiti, eravamo io e mio marito alla guida della nostra macchina Citroen e la bambina, che all'epoca aveva 10 anni, mentre percorrevamo la strada sterrata in discesa in direzione quindi della strada saginalese. Prima di una curva, in modo di veder salire verso di noi un'autovettura che procedeva a velocità sostenuta con i soli fanalini di posizione accesi. Questo lo ricorda nel 96. A tale vista, dissi subito a mio marito, che stava armeggiando con la leva, che consente nella Citroen di sollevare gli ammortizzatori per via delle buche, di stare attento perché non mi piaceva l'andatura di quella macchina che sopraggiungeva e che per la natura stretta della strada non consentiva il passaggio delle auto, di due auto. Mio marito vide la macchina, intuì il pericolo e procedette, dicendomi stai calmo, vedrai che se non vuole picchiare si ferma prima. Mio marito era abbastanza tranquillo, anche perché la nostra macchina era in posizione di vantaggio, era anche più grossa. Quando ci avvicinammo a questa macchina, il guidatore, anziché fermarsi, fece una manovra repentina tagliandoci la strada e mettendosi in uno slargo tra una siepe e un'altra, facendo una brusca frenata in quel posto. Noi proseguimmo senza fermarci e quando andai, dopo le dichiarazioni in questura, a fare il sopralluogo, vidi che al di sotto del posto in cui si era fermata bruscamente l'auto c'era un balzo che, anche se non profondo, avrebbe immobilizzato il mezzo. La manovra repentina del guidatore, che in pratica ci tagliò a brevissima distanza la strada, mi diede modo di vedere bene la macchina e anche la faccia di questa persona. Anzi, devo dire che prima ho guardato la faccia e subito dopo la macchina, della quale ricordo di aver letto sul momento anche la targa, che però non annotai e dimenticai. Ricordo solamente che era una targa senza lettere dell'alfabeto. Fissai bene il soggetto e la macchina perché era mia intenzione, nel caso in cui l'avessi rivisto di giorno, fargli rilevare che non era quello il comportamento da tenere di notte in quella strada e in quei posti così isolati, perché privi di luce, e quella guida costituiva sicuramente un pericolo. Descrivo adesso l'uomo e la macchina. Ribadisco che l'uomo l'ho poi con certezza riconosciuto nel Pacciani Pietro. Era di corporatura robusta, viso pieno, molto deciso nell'aspetto, non sudato. Ricordo molto bene la camicia che indossava. Era scozzese, a sfumatura. E il colore poteva essere con una prevalenza di azzurro. Aveva i capelli ben pettinati, tagliati a spazzola, come fatti in giornata. La macchina era di colore bianco ed ebbi modo di vedere bene quando ci tagliò la strada e venne illuminata dai fari della nostra auto. Era di media cilindrata, una utilitaria abbastanza decente. Proseguendo nella strada sterrata, dopo aver notato quanto riferito, poco distante, sempre prima di metterci nella saginalese, ho notato un'altra autovettura che avanzava verso di noi ad andatura che mi è sembrata regolare. Questa auto, che era di colore rosso e presentava la coda di dietro tronca, prima che noi la incrociassimo, si immise in una strada laterale, sempre in terra battuta. Vidi che su quest'auto c'era una sola persona, anche questa grassottella, più giovane del Pacciani. La distanza tra le due macchine, da me notate, sarà stata di circa 200-300 metri.
Il 7 luglio 97 fu ascoltato durante il processo dei presunti complici del mostro e lo stesso giorno fu sentito il capo della mobile, il marito della signora Frigo Bertaccini, che confermò le dichiarazioni della moglie. Quindi noi abbiamo come testimonianze utilizzate, le uniche due testimonianze utilizzate all'epoca per inchiodare, tra virgolette, senza peraltro riuscirci, se non nell'immaginario collettivo, no? Pacciani, Elotti, Avicchio, sono state rilasciate nel 92 e nel 94 per la prima volta, perché non esiste una testimonianza verbalizzata nell'84. Quindi gli unici riferimenti che abbiamo sono dal 92 in poi. Molto curiosa come data. Ora andiamo a vedere invece quali furono le testimonianze effettivamente prese nell'84 e di quali auto parlavano. Perché di tutte le testimonianze prese nell'84, relative almeno agli avvistamenti, no, di auto nella zona del delitto, non ce n'è una che parla delle automobili viste da Frigo Bertaccini e Caini Martelli. Andiamo a leggere. Ma qui Dario, il marito della Frigo, confermava? A processo. Poi vedremo, in finale di trasmissione, una roba interessante. Andiamo per ordine. Allora, io direi di leggere prima questa. Quindi parliamo di auto viste la sera del delitto o nei giorni precedenti, no? Romano M., sentito il 1 di agosto dell'84. Svolgo l'attività di operaio edile, nel tempo libero sono cicloamatore. Giovedì 26 luglio, quindi parliamo di 3 giorni prima, verso le ore 18:30, mentre a bordo della mia bicicletta facevo un giro, recandomi da Dicomano a Borgo San Lorenzo, giunto all'altezza della strada che porta a Riconi, dalla statale 551, ho incrociato un'autovettura ferma Renault 18 di colore rosso bordeaux con un individuo a bordo. L'autovettura era posteggiata all'inizio della strada che porta a Riconi e che trovasi di rimpetto in linea d'aria ai fatti che sono successi recentemente e relativi al duplice omicidio, con distanza in linea d'aria di circa 300 metri. Come dicevo, giunto all'altezza dell'autovettura ho notato un viso d'uomo particolare che mi ha colpito profondamente, stante lo sguardo truce con cui lo stesso mi ha guardato. La cosa mi ha alquanto impressionato al momento, tanto che ho preso immediatamente i numeri di targa dell'autovettura quando successivamente la stessa mi ha sorpassato. Ho tenuto mentalmente questi numeri fino a quando sono rientrato a casa, dopodiché li ho dimenticati. Faccio comunque presente che trattavasi di una targa Firenze e con numeri tutti pari. In merito, penso che si tratti di un numero alto, in quanto la targa era di quelle rettangolari, lunghe e senza sigla, quindi non aveva superato il milione. Successivamente ai recenti fatti, verificatisi in Vicchio, ed anche perché avevo sentito che si cercava un'autovettura del tipo Renault, ho fatto mente locale ed ho deciso di riferirvi quanto mi era accaduto il giovedì 26. Ripeto che ricordo bene il fatto perché sono stato colpito dall'espressione particolarmente truce dell'individuo che mi guardava. Non posso riferire circa l'abbigliamento in quanto vedevo solo la testa. Trattasi di un uomo di circa 50 anni, moro, di costituzione robusta, viso asciutto, asciutti gli zigomi, mediamente sporgenti e larghi. Non ricordo se avesse baffi e nelle stesse condizioni sarei anche in grado di riconoscerlo. Non ho mai visto in precedenza una persona somigliante a quella descritta. Non ho altro da aggiungere né da modificare. Allora, qua vediamo che il 26 luglio, 3 giorni prima, viene vista una Renault 18 di color rosso bordeaux a 300 metri dal luogo dell'omicidio. Teniamo a mente. Quindi cominciamo col parlare di una Renault. Il giorno prima, il 31 luglio, viene sentito Francesco D,
che ci dice: la sera del giorno 29 luglio alle ore 22:45 circa, percorrevo alla guida della mia autovettura Fiat 1100R, di cui al momento non ricordo il numero di targa, la strada provinciale che da Dicomando porta a Vicchio. Percorrevo detta strada con direzione di marcia Dicomando Vicchio, quando improvvisamente notavo che una persona, nel mettersi in una vettura che provavasi parcheggiata lungo il lato sinistro della stessa strada rispetto alla mia direzione di marcia, accendeva i fari. E quello che mi colpì fu che questa persona accese i fari stando fuori dalla vettura, anzi, preciso, mentre entrava nella stessa. Io sorpassai la macchina e successivamente mi resi conto che la stessa macchina mi seguiva. Presumo che il predetto veicolo mi seguì per circa un chilometro, quando improvvisamente mi resi conto che non mi era più dietro. Io proseguì la mia marcia, non dando eccessivo peso al fatto, e a dire il vero, l'unica cosa che in quella circostanza mi colpì fu il modo in cui la persona entrò in macchina. Preciso, mi sembrò strano che accendesse i fari prima di entrare nella stessa. La domanda risponde, al momento non sono in grado di dare precise indicazioni circa il punto della strada dove inizialmente vidi la macchina ed in seguito la vidi sparire. La persona che era entrata in macchina era di media statura, corporatura robusta, e mi sembrava di ricordare con capelli di color castano, taglio a spazio. Per quanto concerne la macchina, non sono in grado di fornire alcun particolare circa la sigla della provincia e il relativo numero di targa, mentre potrei affermare con un certo margine di certezza che poteva trattarsi di una Renault 14 di color scuro, forse del tipo metallizzato. Non ho altro da aggiungere, eccetera, eccetera. Quindi viene vista la sera del 29 alle 22:45, quindi in pieno orario molto interessante, una Renault 14 di color scuro. Abbiamo un'altra Renault e siamo due. Adesso lasciamo stare un attimo la 14, la 18, iniziamo a vedere che tipo di macchine si vedono e abbiamo due Renault. Andiamo al momento a leggere un'altra testimonianza. Andrea M. Datemi un secondo, intanto che prendo la testimonianza. Dario è svanito. Eccoci qua. Trovato. Ci sei? Sì, sì, ci sono. Parliamo di Andrea M, la cui testimonianza viene presa il 4 di agosto. E Andrea M dice: da circa 6 mesi sono fidanzato con una ragazza di nome Donatella S, abitante in Vicchio, località San Pi Maggiore, che poi dove c'è la casa del procuratore Vicchio. Io mi recai dalla mia ragazza nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica. Per giungervi, percorro la strada provinciale saginalese fino a giungere a circa 200 metri dal luogo dove è avvenuto il duplice omicidio, per poi imboccare a destra, se si considera il senso di marcia Ponte Vicchio di Comano, una strada sterrata e in salita che mi conduce in detta località. In questi ultimi 3 mesi ho notato nello svoltare a destra per imboccare la citata strada sterrata un'autovettura Fiat 127 di colore bianco, parcata, ricordiamo che è stata vista più volte, no? Intorno, specie al 74, parcata alle adiacenze in un piazzale tra i cespugli esistenti quasi di fronte alla strada sterrata che io imbocco nel lasciare la provinciale saginalese. Nello svoltare a destra riuscivo a vedere solo la parte posteriore del 127, non ho mai preso il numero di targa. Non ho notato alcun particolare. In questi ultimi mesi, 3 mesi, ho notato in detto luogo la presenza dell'auto in questione per una 15ina di volte. Ciò avveniva intorno alle 22:30. L'autovettura Fiat 127 era ferma a luce spente e con la parte anteriore rivolta verso Dicomano.
l'ultima volta che ho notato l'auto in argomento risale alle ore 22.45 circa di domenica 29 luglio 1984, allora quando accompagnavo la mia fidanzata a casa. Alle ore 23.40 circa della stessa sera, dopo aver lasciato la mia fidanzata nel transitare da detto posto, non notavo più la presenza della Fiat 127. Io pur illuminando con i fari la parte posteriore dell'autovettura 127 non sono mai riuscito a scorgere se all'interno vi fossero delle persone. Adesso datemi un secondo. Quindi la sera dell'omicidio, come abbiamo potuto vedere, si parla di Renault e di Fiat 127, ma andiamo avanti. Andiamo a leggere la testimonianza di Monica G, presa il 1° di agosto. Domenica scorsa, 29 luglio, verso le ore 22.55, a bordo della mia auto, Ritmo, transitavo per la strada che dalla località Casole, porta sulla statale fra Vicchio e Dicomare. Ritornavo alla guida della mia autovettura da sola, da una mia parente, certo Stefanacci Livio, che ha una villa nella suddetta località di Casole. Come dicevo, nel transitare nella strada in discesa, ho incrociato a una certa velocità un'autovettura, la quale nel cercare di evitare, anzi non so nemmeno il motivo, anche perché la strada è abbastanza larga, si portava sulla sua destra, tanto da rasentare il muretto ivi esistente. L'autovettura in questione era una Renault 5 di color scuro, credo bordeaux o blu. Sull'autovettura da me incrociata prendeva posto alla guida solo una persona. In particolare ho notato che tale persona aveva la testa piuttosto grossa, non so precisare se portasse un cappello. Credo si trattasse di un uomo. Comunque, stante il buio, non posso precisare meglio. Lunedì scorso, a seguito dei noti fatti che avevo appreso in paese, ho fatto mente locale e ho ripensato quanto mi era successo la sera precedente. Ho notato la questione stante la particolarità del fatto, scusate l'italiana con cui sono scritti questi verbali, ma purtroppo è quello che è. In effetti l'autovettura, ritengo, andasse con una velocità superiore al normale, ed inoltre mi sono meravigliato della manovra che la stessa ha fatto nell'incrociare. Non so quante case vi siano nella zona di Casole, ma ritengo vi siano 4-5 case abitate, nonché casolari, disabitate. Non ho altro da aggiungere. Quindi sempre la sera dell'omicidio, sempre intorno all'orario dell'omicidio, almeno da quello che ci dicono gli inquirenti, siamo in questo caso alle 22.55, un'altra testimone vede un'altra Renault. La testimonianza di Pesci l'abbiamo già letta, ma la rileggiamo velocemente. Pesci Giorgio, verso le ore 23 circa, percorrevo la guida della mia autovettura Fiat Uno, targata Firenze, eccetera, eccetera, ed insieme alla mia ragazza Cristina F, la provinciale sagginalese che da Dicomano porta a Ponte Vecchio. Giunto a circa 400 metri dopo il passaggio a livello, all'altezza della casa colonica posta a sinistra, dopo la curva, prima della stradina dove sono stati trovati i cadaveri, precisamente a circa 300-400 metri da detta stradina, incrociavo altra autovettura con i fari abbaglianti che sopraggiungeva a fortissima velocità, in considerazione anche del manto stradale abbastanza sconnesso. Alla vista della macchina, non ricordo a quanti metri, cercai di spostarmi più a destra possibile, entrando nel campo, in quanto sicuramente non l'avrei potuta evitare, sia perché aveva i fari alti, sia perché ingombrava più della metà della carreggiata. Poi andiamo a precisare una cosa su questa testimonianza, perché forse non era chiaro. Anche se abbagliato dall'auto, sono riuscito a vedere il tipo che mi è sembrato essere una Citroen Pallas CX. Infatti, aveva il muso lungo e i fari caratteristici della Citroen ellittici. L'auto era di colore scuro. Della macchina non sono riuscito a prendere altri dati, anche perché, ripeto, andava forte ed ero rimasto abbagliato dai fari alti. Non so precisare quante persone vi fossero a bordo. Della marca di macchina sono sicuro, era una Citroen
Non so però di preciso che tipo di Citroën. Ora che ricordo di dietro, non credo sedessero persone. Durante il tragitto, prima del passaggio a livello, notai anche un'altra autovettura con la luce dell'abitacolo accesa, quindi ne nota due di autovetture. Non so precisare né la marca né il tipo della macchina. Non ho neppure notato se all'interno vi fossero state persone. A questo punto l'ufficio dà atto che è presente alla compilazione del verbale anche la fidanzata del Pesci, signorina Cristina F., la stessa interrogata sulle dichiarazioni rese dal nominato in rubrica, conferma solo di aver notato della macchina incrociata due grossi fari alti di forma ellittica. Quindi, come abbiamo visto, qua vengono viste due macchine, di cui una è una Citroën e una macchina sconosciuta, insomma. Qua è interessante perché si fa riferimento ai fari ellittici. Ok? Il discorso è che la Citroën Pallas CX non aveva i fari ellittici. La Citroën Pallas con i fari ellittici era quella più vecchia, ovvero la Citroën Pallas DS. Anche Narducci aveva una Citroën Pallas, se non ricordo male, CX, giusto? Ale? E quindi non ti sentiamo. No, no, era il CX. E quindi nessun faro ellittico per la CX. Quindi secondo te non era la Pallas? Se era una Citroën CX non aveva i fari ellittici. Il testimone Pesci dice: sono sicuro della macchina, della marca, che era una Citroën, non tanto del modello, ma sia lui che lei, la fidanzata, sono convinti di una sola cosa, che aveva i fari ellittici. Ma i fari ellittici, se vogliamo prenderci un secondo solo, per andare a capire un attimino la differenza tra DS e CX, datemi un secondino. Quindi per ora solo Renault, Citroën. Solo Renault. In massa la Fiat bianca, 127. Esatto, di nostra vecchia, una nostra vecchia conoscenza, una macchina sconosciuta vista appunto dal Pesci insieme alla Citroën. Però quello che è interessante, eccoci qua, allora. Questa è la Citroën Pallas CX e non ha i fari ellittici. Quella che ha i fari ellittici, la mostriamo subito, scusate, è questa, che è la DS. Quindi, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del nulla. Sei buono tu. Hai smontato l'ipotesi Narducci. L'ho scartata, sì. Andiamo adesso a continuare la nostra disamina delle testimonianze della sera e leggiamo innanzitutto: nel 92 viene risentito Marroncini, al quale Marroncini, che ha visto una Renault,
E gli viene chiesto se conosce Pacciani, insomma, in oggetto generalizzato, bla 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 bla. Mi viene chiesto se conosco Primo B, Mario B, Mario L, Dino D, Adelio F. Credo di conoscere solo Mario L, in quanto eravamo contadini nell'azienda agricola del signor Landini negli anni 50. Landini è deceduto da molti anni. Mi viene chiesto, e qua siamo al 7 di aprile del 92, mi viene chiesto se sia stato mai controllato da carabinieri, specie di notte. Lo escludo nel modo più assoluto, essendo cacciatore, qualche volta mi ha controllato la venatoria. La venatoria, scusate, essendo la guardia venatoria. A domanda risponde: non conosco Pacciani Pietro. Di questa persona ho un ricordo riferito a quanto si apprendeva tanti anni fa circa il fatto che aveva commesso un delitto. In quell'epoca io abitavo a Brento, nel comune di Vicchio, e quindi della parte opposta al luogo dove avvenne. Non ho mai conosciuto Bugli Miranda, ho sentito nominare la località Particchi, ma non so dove essa sia e non sarei in grado di recarmici bene. Non so leggere né scrivere e saltuariamente guardo la televisione. Romano M e l'altro testimone, Marco O, vengono risentiti l'11 di settembre, sempre dell'84. Romano M dice: confermo integralmente le dichiarazioni già rese all'arma di Vicchio in data 1 agosto 84 in merito a quanto adesso mi viene richiesto. Ribadisco che l'autovettura da me vista il giorno 26 luglio 84 alle ore 18:30 circa, poi dice che la vede diverse volte, era una Renault 18 di color rosso di tonalità scura, resa presumibilmente tale dall'invecchiamento. Preciso che tale vettura presentava un piccolo spoiler sul cofano posteriore e esclusivamente sulla parte superiore del cofano. Lungo la fiancata ho notato pure una striscia paraurti di colore nero. La targa era del tipo rettangolare e la sigla Firenze di colore arancione, mentre i numeri erano a coppia pari. Preciso a riguardo che intendo per coppie pari di numeri una targa dei seguenti numeri. Fa un esempio: 947236, cioè formata anche di numeri dispari, ma soltanto sulla parte sinistra della coppia, cioè 9-4, 4 è un numero pari, 7-2 è il 2 numero pari, 3-6 è un numero pari. Ho riconosciuto tale tipo di Renault anche oggi, presso la concessionaria di Borgo San Lorenzo, dove voi carabinieri mi avete condotto. Anche prima di farmela vedere, conoscevo perfettamente il tipo 18, non ho avuto difficoltà quindi a riconoscerla, e ribadisco ancora che trattavasi appunto di tale macchina. Non ho altro da aggiungere. Marco O, anche lui che era stato sentito precedentemente, dichiara quanto segue: da una ricognizione accurata eseguita in data 20 settembre 84 presso scusate, questo era, non ve l'ho detto, era un carabiniere comunque, la testimonianza di Marco O, lui era un carabiniere che era in servizio alla stazione di Fucecchio, abitante in Scarperia. Da una ricognizione accurata eseguita in data 20 settembre 84 presso l'autoconcessionario Renault di Santa Croce sull'Arno, Pisa, ha osservato tre tipi di autovetture che possono essere identificate nell'autovettura rosso bordeaux che io vidi in più riprese lungo la strada Vicchio di Comano. E dice quali sono queste auto. Potrebbe essere un'autovettura Renault 16 vecchio tipo, una Renault 15 TL vecchia costruzione, una Renault 30 vecchia costruzione. Andiamo a leggere. Sempre solo Renault. Sempre solo Renault, adesso vedremo un'altra cosa interessante. L'avevo letta, ho letto solo la seconda di Marco, l'avevo letta la prima, forse l'avevo saltata. Sì, l'avevo saltata. Marco, che è un carabiniere,
dice: sono fidanzato con Ignesti Rosanna, abitante di Comano, da circa 2 anni e mezzo. Per andare da lei faccio sempre la provinciale saginalese della Ponte Avicchio Porta di Comano. In questi ultimi tempi, precisamente dall'11 luglio, corrente mese, ultimo scorso, sino al 27 luglio, sempre al ritorno da Comano, ho avuto modo di notare un'autovettura all'anno 15, quindi lui la vede fino al 27, un'autovettura Renault 15, esprimo dubbi sul tipo di Renault, con una persona a bordo, sul lato guida, in sosta sulla stradina laterale che porta in località l'Arena. L'autovettura di colore rosso, bordo scuro, quindi sempre un po' quello il colore, sostava in maniera tale da non potersi leggere le targhe. Infatti, la macchina era sempre messa con la parte anteriore verso la località l'Arena, leggermente in salita, e con la parte posteriore infrascata nella siepe esistente all'imbocco. Deciso che l'autovettura la notavo ogni volta al ritorno, in quanto all'andata non avrei comunque potuto vedere perché coperta dalla siepe. Preciso che la macchina da me è stata notata sempre in giorni lavorativi, quindi esclusi sabato e domenica, tutti i giorni a far data dall'11 luglio al 27 luglio 84. L'ora dei miei ritorni si aggirava intorno dalle 23.30 alle 24. Per quello che non ho potuto notare, al buio, ricordo che l'autovettura in disamina aveva i cerchioni in lega, schienali anteriori con poggiatesta e rifiniture scure. I vetri erano presumibilmente chiari ed il vetro dello sportello della guida era sempre abbassato. Viaggiavo sempre a velocità ridotta, forse 50 km orari. L'auto era del tipo vecchio e lo specchietto laterale verosimilmente era del tipo pezzo unico, come nella Fiat Ritmo. Ritengo che non vi fosse nella macchina altra persona fuorché l'autista, che quando passavo io sollevava il busto, tanto che io non ho potuto mai notare il volto in quanto veniva coperto, cioè escluso dal campo di visuale dei miei fari. Andiamo adesso a leggere un'altra testimonianza interessante. Si tratta di Giovanni Dreoni, che è appunto, leggiamola tutta, tanto. Verso le ore 2 sono stato svegliato dal figlio Sauro della signora Stefanacci, che mi avvertiva che mia madre stava poco bene, Mi sono immediatamente recato a casa Stefanacci, dove ho constatato che tale situazione era determinata dal mancato rientro a casa del figlio Claudio, che abitualmente era preciso e puntuale e non rincasava dopo le ore 23. Vista la situazione, io e Parigi Giuliano abbiamo deciso di fare un giro per le campagne ed in modo particolare nella zona della Boschetta, dove sapevamo che Claudio frequentava abitualmente con la fidanzata, in quanto da colloqui precedenti ce l'aveva detto lo stesso, che fra l'altro è un mio parente. Abbiamo prima controllato la zona delle piscine comunali, a bordo della mia autovettura 112, il tratto iniziale della strada per Santi Maggiore, strada laterale della Saginalese che da Ponte Avicchio porta di Comano, e varie altre stradine laterali lungo la strada Saginalese. Giunti nella predetta località Boschetta, ci siamo affacciati con l'auto nello spiazzo, dove esiste una discarica. Parlo della strada dove è stata rinvenuta la macchina, e con i fari, addentrandoci nella stradina, abbiamo notato la luce riflessa del nostro faro che illuminava il faro anteriore destro della Panda. Anzi, inizialmente non ci eravamo resi conto del tipo dell'automezzo. Per la sorpresa siamo tornati indietro 4-5 metri. Successivamente siamo rientrati più a fondo nello spiazzo e quindi abbiamo visto questo mezzo, che però essendo un po' lontano, circa 15 metri, ed essendo rialzato del terreno, mi è sembrato un camper o un furgone bianco. Questa impressione, ripeto, mi è stata data dalla posizione rialzata nel mezzo e nascosta. Non ci siamo addentrati ulteriormente, anche perché piuttosto impressionati dall'idea di trovare la macchina di Claudio. E ci siamo riportati sulla Saginalese, dove abbiamo proseguito con le ricerche, riservandoci di ritornare a controllare quel camper con altre persone. Siamo tornati fino a Comano, abbiamo fatto il giro e siamo tornati a Vicchio. A Vicchio, prima mi recavo in piazza, dove lasciavo il Parigi in compagnia del figlio e di altri, e successivamente mi recavo a Gattaia per continuare le ricerche. Non so se in questo frattempo il Parigi abbia parlato del camper alle persone che partecipavano alle ricerche. Ritornavo in piazza, non ricordo l'ora, ed apprendevo dai figli del Parigi che altre persone si erano recate a controllare il camper.
Il figlio del Parigi montava sulla mia macchina ed insieme seguivamo l'autovettura dei carabinieri di Borgo San Lorenzo fino a Pontavicchio. Quindi abbiamo incrociato la macchina di Tortoli, Renzo, e sono tornato, e scusate, sono stato avvertito che i ragazzi erano laggiù. Mi sono subito recato sul posto, mi sono avvicinato alla macchina, ho visto Claudio e successivamente mi sono adoperato per ricoprire la salma della Rontini Pia con un telo. In questa circostanza non ho toccato assolutamente nulla e, come ho detto, mi sono semplicemente limitato a guardare dentro la panda alla distanza di circa un metro, lateralmente a sinistra. Durante la percorrenza della provinciale saginalese, né io né Parigi abbiamo notato autovetture. Quando siamo saliti su per la stradina, non abbiamo notato nulla di anormale. Solo questo mezzo monte della stradina, che ci è parso un camper. Mi rendo conto che sembra strano, che io non mi sono ulteriormente addentrato quando sono stato colpito dalla luce, riflessa nel mio faro, che colpiva il mezzo monte, cioè in posizione più alta rispetto alla nostra. E oltretutto ci sembrava di colore bianco. Questa considerazione ci hanno fatto ritenere di trattarsi di un camper, cioè di un veicolo più alto di una normale autovettura, come sembrava. Non ci siamo ulteriormente avvicinati perché, scattata l'idea che potesse trattarsi della macchina di Claudio, si aveva paura di disturbare sconosciuti, dei quali sarebbero state imprevedibili le reazioni. Ora. Viene poi stilato un piccolo riassuntino da parte dell'autorità che a mio avviso avrebbe dovuto essere considerato quando si è andati a processo contro Pacciani, però vabbè. Siamo il 25 settembre alla Procura della Repubblica di Firenze. In merito alla richiesta di quel foglio di riferimento si comunica alla località Boschetta del comune di Vicchio, luogo dove sono stati rinvenuti i cadaveri di Stefanacci Rontini, da sempre è stato frequentato da coppiette che si appartano alle ore notturne. In merito, alcune persone del luogo ricordano che da circa 20 anni anche coppie di giovani si alternano nella suddetta località come nella località vicina. Si fa presente in merito che le zone in questione di tipo boschivo, percorse dalle numerose stradine di campagna che ben si prestano alle suddette citate, coppie a sottrarsi alla vista di eventuali passanti. Non è stato possibile identificare altri giovani che frequentavano la suddetta località. Che è curiosa questa cosa, eh? Hanno appena detto che la località è frequentata spesso da giovani. Loro comunque non riescono a identificare altro giovane che la frequenti, questa zona adibita a convegni amorosi, diciamo. Oltre agli altri amici dello Stefanacci, assunta a suo tempo sommarie informazioni e testimoniali. Si fa riserva di trasmettere gli accertamenti relativi e gli anonimi pervenuti a questo comando. Si trasmettono i verbali di sì di Romano M e Marco O, testimoni questi, che a suo tempo ebbero a notare nei giorni precedenti al fatto delle auto Renault di colore rosso. Gli stessi, in seguito a ricognizione presso alcune concessionarie Renault, hanno individuato alcuni tipi di autovetture che potrebbero identificarsi in quella notata nella zona Boschetta. Naturalmente non ci sono solo loro due, come abbiamo letto poco fa, ci sono altre testimonianze che parlano di Renault rosso e Renault scura. In particolare, M afferma con una certa sicurezza trattarsi di un Renault 18 con targa a numeri pari, quest'ultimi presi a coppie. O, chiamiamolo così, a sua volta, pur confermando il colore dell'auto Renault rosso Bordeaux, nutre dubbi sul tipo di autovettura, potendosi quest'ultima ricercare in tre tipi, Renault 16, 15 o 30. In chiusura leggeremo poi un altro documento. Per il momento limitiamoci a fare qualche... La parte divertente. Fino ad ora, Dario, qualsiasi autovettura, fin anche il camper, ma non vedo la 128 di Lotti o l'auto di Pacciani. O la Ford di Pacciani, no. Non esistono testimonianze datate 84 che parlano delle suddette due auto o di auto riconducibili a quelle di Lotti e Pacciani. Tantomeno Frigo Bertaccini e Caini Martelli. Ora c'è da chiedersi come mai a processo c'è stato il bisogno di andare
diciamo, a confortarsi da due coppie che, di signori che chiamano di loro spontanea volontà nel 92 e nel 94 e si presentano a dire quello che avrebbero visto nel 1984, quindi 8-10 anni prima, quando esistevano numerosissime testimonianze che parlavano di tutte altre macchine. Mi spiego? Cioè, nei miei sogni viene in mente che questa cosa potrebbe essere stata molto utile a chi dirigeva l'inchiesta per dare quel tocco in più, no, di credibilità al Pacciani e all'Otti come mostro, visto che nulla c'era che li inchiodasse o li collocasse anche solo sulle scene del crimine. Quindi, dove sono finite le testimonianze dell'84 che abbiamo appena letto, quando si è trattato di processare Pacciani e compagni di merende? Dove sono finite? Per essere sostituite da due testimonianze prese 10 anni dopo. Che poi andiamo a rivedere col documento finale. Allora, parlano del trattore. Sì, ciao Cristian, il trattore c'è, chi sentì gli spari alla boschetta lavorava al campo con il trattore ore 21:45. Allora, io intanto vorrei leggere questa testimonianza, però abbiamo avuto modo di chiedere al diretto interessato. O sbaglio, Ale? Sì, è riportata soltanto da Flans. Che dice presunto agricoltore. Ora, questa testimonianza non abbiamo avuto modo di leggerla da nessuna parte e anche questa non c'è negli atti di Ricchio. Tra i verbali. Però siamo andati al Forteto settimana scorsa a trovare il famoso trattorista. Vuoi dire tu che cosa ti ha detto il trattorista? Che non ha sentito né visto nulla. Piega. E non ha firmato nessun verbale. Ne abbiamo un altro qua. Ne abbiamo un altro qua. Quindi da dove nasce la leggenda che il trattorista dall'altra parte della Sieve ha sentito i famosi spari allo stesso orario dei due testimoni, poi Cantini e Canovelli, con verbali omessi poi dall'altro? Con verbali omessi, esatto. Beh, quello lo affronteremo in un secondo momento, quello, stasera è già tanto. Con verbali omessi, esatto. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di testimonianze che non esistono, che sono state portate, non esistono almeno nell'84, sono state portate tralasciando tutte le altre che sono concordi nel parlare di una Renault rossa, lascia stare il modello. Ma Dario lo ha detto Vigna, ciò che non è documentato non esiste. Esattamente. Bisogna dargli ragione qui. Sì. Ciò che non è documentato non esiste. E anche quando è documentato si può avere dei dubbi. Non firma nel suo verbale dove nasce la leggenda. Approfondiremo anche questo, dove nasce la leggenda. E vedremo chi ha inventato questa cosa, insomma. Alessandro parlando con lui, abbiamo potuto ascoltare dalle sue labbra che lui non ha mai firmato niente, non ha visto nulla, che questa cosa non è vera. C'era anche un altro mostrologo con me che mi ha accompagnato, quindi. Quindi possiamo davvero continuare a dire che le testimonianze Frigo, Bertaccini, Caini, Martelli siano testimonianze di peso, mettiamola così per non andare oltre,
che possano davvero identificare la coppia Pacianilotti a Vicchio quando sono state prese 8-10 anni dopo, in un momento in cui si era su Pacciani e in tutte le maniere si cercava di incastrarlo, di trovare delle prove su di lui. Come mai le testimonianze reali, concrete, vere, concordanti su colore e marca Renault rosso scuro sono state completamente ignorate? Come mai? Dario, ma la distanza della Frigo quando ha sentito lo sparo? Ecco lì la Frigo, quando asserisce, sempre anche lì, molti anni dopo, di aver udito uno sparo mentre si trovava a cena dai Bianchi, e dista 3 chilometri dalla piazzola. Lei, tra l'altro, sente un colpo solo, in mezzo a tutti quelli che avrebbero dovuto essere sparati. Reputate che sia possibile sentire un colpo di calibro 22 a distanza di 3 chilometri? E se così è, tutti quelli più vicini non l'hanno sentito? No, ma oltre questo lei sente lo sparo, poi dopo se ne va via e incontra anche il killer, quindi lei sente e vede, proprio al posto giusto, al momento giusto. È vergognoso. I superpoteri, direi, la annovero tra i superpoteri dei testimoni. Chi è di Vicchio mi conferma che sembra impossibile da località Scopeto udire il fragore di un... Poi, magari. Poi appunto un altro documento che leggeremo tra poco, non credo di leggerlo tutto, leggerò solo la parte che ci interessa relativa alle coppie di cui stiamo parlando, che forse può darci un'idea un po' più chiara, no? Dario, che dire? Nell'84 esistevano camper Renault, l'unica Fiat era la 127. Bianca. Non c'era né l'auto dei Lotti né dei Pacciani, che arriva improvvisamente dopo l'ingresso dei Pacciani in... Ma non è solo grave, secondo me, che arrivi improvvisamente dopo l'ingresso di Pacciani. È ancora più grave, secondo me, che siano state tralasciate le testimonianze concordanti, prese in tempi non sospetti, che parlano di tutt'altro tipo di autovetture. Quello è ancora più grave, unito al discorso di queste testimonianze tardive, Se no? c'era il professor Bruno, ti avrebbe risposto che lo hanno fatto apposta per incastrarlo. Te lo ricordi? Grande Sì, me lo ricordo, professor Bruno. coraggio, grande Esatto. sincerità. Leggiamo qualche commento intanto. Bravissima Simona, a distanza di tanti anni non sono troppi i particolari che si ricordano, ovviamente. Chi ha a che fare con giudici, avvocati e tribunali ti dirà che più la testimonianza, specie passato tanto tempo, è particolarizzata, più è meno attendibile. Gianna ricorda che la signora Frigo disse di conoscere un personaggio che era stato avvocato, un uomo delle forze dell'ordine. Beh, Mirko, io la trasmetto perché è talmente infelice sta battuta che merita di essere vista. Mirko dice: è vero,
Cioè che non è ciò che non è documentato non esiste. Poteva dirlo anche Stalin quando giravano le leggende in URSS dei campi di sterminio. Certo, certo. Peccato che quello che abbiamo di documentato contraddice quello che viene poi portato 10 anni dopo, senza poter provare che 10 anni prima era stata presa una testimonianza. Quindi... andiamo a leggere questo estratto. Si tratta di una denuncia. Si tratta di una denuncia a carico di Giuttari. È il colpo finale. Dove Lamperi e Venturini si lamentano di alcune cose. E ricordatevi il marito della Frigo, che aveva confermato le parole della moglie. Prendo solo il punto da dove cominciare a leggere. Leggo da qua. È doveroso rappresentare che gli atti investigativi che riguardano tali personaggi, quindi Pietro, Pacciani e compagni di merende, sono stati numerosissimi sia prima che dopo il processo di primo grado, che i risultati emersi, questa è una denuncia del 98, consacrati in verbali o nelle annotazioni, sono stati sempre formalmente e tempestivamente trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. Tale attività si è svolta con scrupolo e senza interruzioni ed è documentata da una ponderosa quantità di informative, verbali, annotazioni, depositi del fascicolo del PM, oltre che essere conservati agli atti della squadra mobile della Questura di Firenze. Duole constatare come da molti mesi, in particolare in questi ultimi tempi, in coincidenza dell'avvio e delle conclusioni del processo di primo grado a carico di Vanni Mario, Lotti Giancarlo ed altri, siano frequenti gli articoli di giornale pubblicati anche in cronaca nazionale, in cui sono raccolte dichiarazioni secondo cui gli investigatori della SAM, sezione della squadra mobile appositamente costituita nel 1984 dal Ministero dell'Interno, hanno dimenticato di valutare nella giusta luce testimonianze ed hanno omesso di compiere le doverose indagini. Tali affermazioni, peraltro presenti nella sostanza, anche in sede dibattimentale, sono gratuite e false ed inoltre ledono la onorabilità e la professionalità degli scriventi, che si ribadisce non hanno nulla, ma proprio nulla, da riproverarsi. Tutti gli spunti investigativi di cui si fa ora un gran parlare sono stati da anni rappresentati nella loro interezza e consistenza in atti formali diretti alla GIC che coordinava le indagini. Il culmine dell'aberrazione si è raggiunto quando i giornali sono usciti con i titoli sensazionali secondo i quali, in base alle dichiarazioni loro rilasciate, 4 giovani vittime avrebbero potuto essere salvate se solo le investigazioni fossero state più accurate. Non è così. Le investigazioni della SAM furono molto scrupolose e tenaci. Gli atti depositati lo possono ampiamente dimostrare. Alla luce di queste considerazioni del fatto che l'avvocato Pepi, primo difensore di Vanni Mario, richiese in dibattimento l'audizione degli uomini della SAM, perché a loro carico avrebbero potuto concretizzarsi anche delle responsabilità penali per aver omesso di portare in giudizio di primo grado contro Pietro Pacciani delle testimonianze importanti, il riferimento in particolare, tra le altre numerosissime, alla deposizione di Maria Grazia Frigo e alle totali discordanze tra le dichiarazioni rese ripetutamente da questa alla SAM e al PM nel 92, con quelle rese successivamente dalla donna al nuovo dirigente della squadra mobile, totali discordanze, si fa rilevare come la continua opera di delegittimazione e di svilimento del lavoro da noi svolto unitamente ad altri abbia prodotto i suoi frutti nefasti che hanno instillato nella mente di coloro che hanno seguito il processo l'erronea convinzione che le indagini furono affidate a persone di scarsa capacità, poco professionali e molto superficiali. Si aggiunge che per quanto riguarda specificatamente la deposizione della Frigo innanzi al dirigente della mobile, è bene che si sappia che i coniugi Bianchi, i coniugi da cui la Frigo e il marito erano ospiti, furono sentiti dalla SAM direttamente e in tempi diversi, non solo per telefono, come afferma Giuttari, presso l'ufficio del Duomo in via Tadde Italia Firenze e presso la loro abitazione. In entrambi i casi dichiararono di conoscere la coppia Frigo Bertaccini, ma di non ricordare assolutamente se questi ultimi erano stati loro ospiti la sera del duplice omicidio di Vicchio.
Anche il marito della Frigo, signor Bertaccini Giampaolo, sentito dalla Sam e dal Ross presso la sua abitazione, dichiarò di non poter confermare in alcun modo il racconto della moglie, perché non ricordava nulla dell'episodio riferito dalla donna. Per opportunità, cioè per non pregiudicare un eventuale futuro utilizzo della testimonianza Frigo, che conteneva indubitabili ed interessanti elementi di contatto col racconto dei coniugi Caini Martelli, fu deciso di non formalizzare in alcun modo queste testimonianze così negative, perché avrebbero potuto invalidare, anche in forma di semplice relazione di servizio, uno spunto investigativo da poter sfruttare utilmente in un prossimo futuro. Non so se vi rendete bene conto tra le righe cosa c'è scritto. Questa situazione ha determinato nei confronti degli scriventi danni immeritati gravissimi al loro prestigio e alla loro onorabilità, ingerendo l'idea sbagliata che tutta la verità fosse dovuta alle attente riletture che altro non sono che l'utilizzo sistematico dell'ottimo lavoro investigativo già svolto. Si può concludere con la riflessione secondo la quale l'essere i testi non la compila la polizia giudiziaria, bensì l'ufficio del PM, il quale sicuramente ben informato su tutte le testimonianze raccolte, fatte passare ora per inedite o trascurate, decise molto opportunamente di portare in primo grado, quelle che riteneva più utili per resistere agli attacchi del Collegio di Difesa in sede di controesame. A tutte queste osservazioni si aggiungono che i sottoscritti hanno partecipato pienamente alle indagini anche dopo l'arresto di Vanni, avvenuto il 13 febbraio 1996, fino al loro trasferimento improvviso dalla squadra mobile, sezione omicidi, avvenuto rispettivamente in data 96 e 96, non diciamo le date, nonostante che il PM avesse sempre manifestato la volontà di far proseguire le indagini anche gli scriventi fino alla loro conclusione. È superfluo ricordare che quando Giutta riparla dell'investigatore della SAM, sa bene di riferirsi agli scriventi, a chi ne ha fatto parte, perché gli atti a nostra firma sono giacenti presso la squadra mobile e quindi a sua disposizione. Così come è evidente che i nostri nomi, collegati all'attività investigativa della SAM, sono noti, senza alcun equivoco, ai giornalisti. A tal proposito si allega copia dell'articolo giornale dell'Unità, inserto mattina del 13 marzo 97, a firma Giorgio Sgherri, in cui veniamo indicati per esteso con nome e cognome. Questa denuncia querela non ha sinora toccato un altro aspetto, certamente non secondario, a nostro avviso gravissimo, circa il modo con il quale sono rappresentati da Giutteri ai lettori i fatti oggetto dei successivi capitoli. Parliamo del libro di Giutteri a cui si riferisco, ovvero quello dei testimoni dimenticati. Egli parla in prima persona come il dominus dell'indagine, attribuendosi interamente attività e meriti non suoi, come ad esempio l'identificazione dell'auto Fiat 128 Sport Coupé di color rosso sbiadito intestata a Lotti Giancarlo. Si ricorda che Giutteri, nella sua prima rilettura, della fine del 95, aveva concentrato la sua attenzione su una vettura Volkswagen Maggiolino di color rosso Ragosta, e che la predetta Fiat 128 Coupé rossa emergeva con tutta chiarezza da un'annotazione da noi redatta unitamente all'agente Scirocchi in data 26 luglio 94. Circa l'attività di indagine svolta circa la presenza del Pacciani, Pietro Assigna, le sue frequentazioni con Vanni Mario e Lotti Giancarlo e i rapporti di quest'ultimi con Filippa Nicoletti. Quindi notiamo che, oltre al fatto che, come abbiamo detto più di una volta, Giutteri si è basato su quello che gli aveva già preparato la mobile in precedenza, e quindi il suo compito era quello di trovare i compagni di merenda, trovare le prove che i compagni di merenda avessero agito con Pacciani, ecco che si scopre che la Fiat 128 Coupé rossa, si scopre, si sapeva, ma nel senso viene ribadito, e parliamo degli anni 90. Sì, è scoperta da Scirocchi 94, quando Giutteri arriva nel 95. Parliamo di anni 90. Poi vengono citate le testimonianze Frigo, Bertaccini e via dicendo. 4 dicembre 92, verbale dichiarazione di Frigo Maria Grazia unitamente al maresciallo del Ross Piero Frillici, o Frillici come vogliamo dirlo. Ma attenzione, quindi i coniugi non ricordano la cena, una cena un fantasma. Esatto, il marito, non se lo ricorda, marito, no, dice che solo la moglie ricorda questi eventi. Quindi il marito stava con la moglie. Di che cosa stiamo parlando?
Io vorrei avere un paccianista, un merendaro convinto qua in questo momento e chiedergli, porca miseria, ma di che cosa stiamo parlando? E anche il marito nega, ha negato. Comunque, in quello che viene detto da Lamperi e Venturini, emerge che queste testimonianze arrivano tutte dopo, indipendentemente dal fatto che loro si lamentino che Giuttari si vuole prendere tutto il merito. Ma questo è un altro discorso, questo è solo il motivo per cui loro mettono nero su bianco queste dichiarazioni, insomma. Io voglio vedere davvero chi ha il coraggio di dare credibilità ancora a delle testimonianze del genere. E non solo le testimonianze, mi fermo qua. Anche quando hai detto chi sa leggere tra le righe, lì il passaggio si capisce bene. È come lasciare un testimonial. Fate mobis qui. Noi già abbiamo dato. Paola dice, Pacciani l'hanno incastrato, basti pensare al proiettile che Perugini come per magia ha trovato nell'orto. Sì, adesso è ancora in piedi appunto c'è questo tentativo di riaprire le indagini per il depistaggio che si suppone sia avvenuto. Chi lo suppone, insomma, pensa che il proiettile sia stato messo nell'orto, e tra questi ci sono anch'io. Però ecco, non l'ho fatto, e anche, cioè, insomma, tanti, siamo che pensiamo questa cosa qua. Però adesso, ecco, l'avvocato Adriani, so che, come abbiamo letto, avrà un'udienza in merito al tentativo di... Cioè, è un'opposizione, per essere più chiari, alla richiesta di archiviazione in merito al procedimento per depistaggio che era stato aperto e riguardava attenzione, il proiettile. Dario, analizziamo. Quindi il possibile depistaggio del proiettile seguito da Adriani. Adriani si presenta adesso, da quanto abbiamo letto sul giornale, con la figlia di Nadine Morio per fare opposizione a questa richiesta di archiviazione per questa vicenda. Ora attenzione, io... quindi se il proiettile è un depistaggio, il proiettile non è di Pacciani, Pacciani è innocente, quindi il killer non è Pacciani e non è un merendaro. E soprattutto viene fuori l'interesse di incastrarlo. Certo, bisognerà vedere cosa decideranno in procura. Perché poi ci saranno delle motivazioni che probabilmente andranno fornite per evitare che questa richiesta di archiviazione abbia buone. Io spero che non archivino niente, naturalmente, che quindi stasera abbiamo visto tutte le auto meno che Lotti e Pacciani. Questa è l'84. Queste sono le testimonianze inerenti agli avvistamenti di autovetture, poi ce ne sono altre testimonianze, ma adesso abbiamo preso quelle inerenti agli avvistamenti di autovetture nella zona, nei pressi della zona del delitto del 1984. Quindi io mi chiedo davvero chi avrà ancora la faccia di poter... Ce ne sono. Di poter considerare plausibile la presenza di Lotti e Pacciani a Vicchio, se non altro di poterla considerare plausibile schermandosi dietro le testimonianze Frigo Bertaccini e Caini Martelli, insomma. Hai letto qualche commento interessante o... No, passano da Iommi a Narducci.
Il marito Bertaccini non poteva essersi dimenticato di un episodio così particolare, se fosse stato vero. Direi proprio di sì. No, Mirko, dice Cristian, io credo altri, più alti, un intendente colonna in logia, ad esempio. È che è il personaggio che abbiamo introdotto ultimamente. Cercheremo di approfondire ulteriormente, come avrete già capito. Sarà un po' ardua, perché se i carabinieri al tempo vissero che per motivi di opportunità si fermavano lì, ecco, immaginate quanto sia facile, però ecco, tenteremo di approfondire. Dario, non te l'ho chiesto, la targa dell'Areno, quella a numeri pari? La targa della Renault potrebbe essere stata riferita da un altro testimone. Di cui però io non ho ancora la testimonianza, o meglio, ho la testimonianza, ma in quella testimonianza lui dice che l'abbiamo letta, lui dice che non se la ricorda, che se la ricordava, però poi arrivato a casa non se la ricordava più. È possibile, ma è tutto da provare, questa cosa qua, che sia stato risentito. Ma hai controllato sul rapporto giudiziario se c'è quel nome? Abbiamo anche letto la testimonianza, però, della persona che ha preso il numero di targa. Solo che poi, a fine testimonianza, dice io non me la ricordo più. Quindi dico, è possibile, sebbene sia da controllare, che questa persona sia stata poi risentita e che in quell'occasione abbia riferito il numero di targa o parte del numero di targa. Ah, quindi Quindi è la ricorda in seguito. sì, da quello che so io che mi è stato riferito. C'è una testimonianza in cui questa targa viene poi fatta, questo numero di targa viene detto. Però io finché non vedo, come sapete bene, Vedremo presto. direi di sì. Torneremo presto anche in zona Esposito, zona guardie giurate, e ci sarà un elemento sicuramente molto interessante che emerge da quella vicenda. Insomma, da aggiungere, giusto per dire qualcosa di più, a possibili collegamenti col 68. E Scusa, con no, questo non veramente. intendo, come dire, far subodorare che queste, chiamiamole, rivelazioni che diremo, implichino, anzi, tutt'altro, che i responsabili del 68 siano gli stessi degli altri omicidi. Anzi, se quello che diremo può avere un significato, come penso io, ecco, il significato è quello di allontanare dai sospetti, diciamo, reali, da piste più concrete, e portare gli inquirenti sul 68. No, su Forteto io ero andato per vedere la villa dei Gentili, quindi vedere un po' la parte antica. Poi, Certo. trovandomi lì, ho parlato col personale. Hai fatto un'incursione. Mi sono trovato.
Alessandro dice la teoria dell'uomo indiviso del livello superiore, secondo me, era secondo me in piedi. Ecco, Avon dice, uno aveva il camper. Noi non possiamo essere sicuri di quello che il testimone ha visto, perché non è neanche lui. A lui è sembrato un camper o un furgone, un mezzo sollevato, insomma, più alto della loro macchina. E questo è interessante, perché si è parlato anche in passato di possibili mezzi furgonati o di autoambulanze, insomma, presenti in zona omicidio. Stavo leggendo un po' tra i commenti, insomma, scusate il silenzio. Sì, Mirko, lui dice, ma anche se ci fossero state le testimonianze sulle macchine, immagino quelle che abbiamo letto stasera, sarebbero state abbastanza aleatorie ai fini processuali. Certo, ma qua si tratta di cambiare completamente la direzione delle indagini. Cioè, se io ho delle testimonianze concordanti su orari, marca e colore di una certa macchina, per quanto poco lontano io possa arrivare, le presento. Non è che le tengo in disparte e vado a prendere due testimonianze degli anni 90 proprio in piena indagine Pacciani, quando sappiamo come Pacciani è entrato nelle indagini, abbiamo già detto più di una volta, no? Quindi attraverso una lettera anonima mandata da Delli, lo stesso giorno in cui Esposito fa la sua deposizione in merito a 4 anni prima, eccetera, 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 eccetera. Lo stesso giorno in cui Vigna, Canessa, Fiorì chiedono il secondo accertamento, inspiegabilmente, visto che l'inchiesta era di Chelazzi, alla Criminal Poll sulla lettera della Monica quando era appena stata analizzata dalla scientifica, e in questa richiesta di accertamento il primo documento che noi abbiamo in cui si legge la presenza del timbro e del nylon che sarebbe stato presente all'interno della lettera, e potrei andare avanti per ore. Io davvero sono sbaccalito. Non c'è Francis che può venirci a dire la sua da buona... Lo invidiamo? Dai, Merendaro, invitalo un po'. Lo invidiamo? Dai, intanto metto il gatto lamentoso in camera di là. Sembra attivo, eh? Qua solo TV Verità, eh. Vediamo se riusciamo a rintracciare il buon Francis. Così sarebbe anche interessante, appunto, avere un confronto su queste tematiche, no? Con chi le difende da sempre. Come Ale, non ti ho sentito. Dammi un secondo che entra. Bene, 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 bene.
Bene, crossover qua. Angelo fa anche un'osservazione giusta, dice a Mirko: se io per assurdo ammazzassi qualcuno a 60 km da casa mia, avendo anche i fetici, me ne andrei subito a casa senza dare nell'occhio, non mi metterei a correre alzando i polveroni. Sì, infatti qua viene poi detto che se, i fetici sarebbero stati sepolti. Naturalmente è assurdo. Con Francis ci sarà battaglia totale. Ma l'hai mandato a me? Eh? O l'hai Lui, mandato anche a no, ma anche a lui. Lui difenderà a spada tratta. lui? Eh certo, sembra logico. Mi sembra logico. Tanto leggiamo che questo colonnello è proprio entrato nella testa dei nostri ascoltatori e telespettatori, perché ottenere queste testimonianze forse avrebbero portato diritto al colonnello. Sì. Sono abbastanza d'accordo con Gianna. Un uomo dello Stato, anche fosse stato visto in prossimità dei delitti, non aveva nulla da temere, non doveva preoccuparsi di dare alcuna spiegazione. O meglio, tendenzialmente sarei d'accordo. Certo che io fossi stato anche nei panni di un uomo dello Stato, qualche scusa me la sarei cercata, no? Ecco, per poter. Francescone. Lo vedo. Maestro! Buonasera Dario, buonasera Lore, buonasera Ale, Buonasera. buonasera a tutti. No, ma Sì, a questo punto io cosa, vi ho seguiti, quindi non stiamo a perdere tempo perché vi ho seguiti fino adesso, ma più che, come immaginavo, più che rispondervi, contraddirvi come vi stavo bersagliando in privato a entrambi, schiumando, lasciatemi prima godere il piacere di essere in diretta con voi sul vostro bel canale, sulla vostra bella trasmissione. Volevo litigare, ma qui vengo a fare la figuraccia, perché mi tolgo la soddisfazione di featurare per la prima volta in questa gloriosa trasmissione, in questo canale. Ecco, sono riuscito. Buonasera a tutti i 248 in ascolto. Volevo togliermi questa soddisfazione. Per il resto, cosa devo dirvi? Devo elaborare. Sono sicuramente spunti che sviluppano lucidamente la friabilità delle evidenze testimoniali e documentari su cui si è costruita il giudicato, le sentenze e che sono pervenute. Poi però arriviamo a questa dicotomia finale del merende, compagni dentro, compagni fuori, e ci troviamo su sponde diverse che io sono, cioè, seguo con attenzione i vostri punti e non ho, e non posso venire qui a smentirli né a dire che cazzo dici, solo se faccio il matto posso dire che cazzo, perché purtroppo dibattiamo nell'inconoscibile, quindi è interessante valutare da parte mia. Io ecco, vi ho seguiti, ma o forse è sfuggito a me. Mi chiedo se nella registrazione di tutto il materiale documentario su Vicchio e sugli avvistamenti di macchine, mi chiedo se nel contesto di ridiscutere la testimonianza Frigo, e se non ricordo male Bertaccini, avete menzionato anche l'altra coppia che sorregge quell'avvistamento, cioè Caini Martelli, e se mi ripetete come l'avete elaborata. Caini Martelli, abbiamo letto la testimonianza e poi abbiamo, aspetta che prendo il mio appunto, e poi abbiamo dato i riferimenti in cui anche la testimonianza, ecco, di Caini Martelli è stata presa nel 94 la prima volta. Ci siamo? Diciamo, non è stata recuperata, non c'era un verbale originale o comunque una segnalazione, è la Frigo che si presenta perché vede la foto di Pacciani sul giornale. Questa è la genesi di Frigo Bertaccini. Ricorre, riporta,
Il problema di una cosa del genere ovviamente è il posizionamento, cioè lei che dopo 10 anni, oltre a riferiti ricordi, ti data quell'episodio come alla sera del delitto, la sera stessa del delitto. E Poi il sulla marito non ricorda niente, eh? Noi abbiamo detto anche frigo voi avete obiettato correttamente che anche i loro ospiti non ricordavano la data esatta, cioè non sono stati così solleciti nel dire è vero, la sera del delitto c'era loro a cena, eccetera, no? no, per niente. Ma questo, attenzione, ce lo dicono anche Lamperi e Venturini nella denuncia che abbiamo letto. Non è che solo lui. Caini e Martelli che vedono le macchine lì alla fonte, anche un po' veloce come avvistamento comunque. Poi idem compatate, siamo nel 94 quando questi testimoniano. Caini e Martelli, credo che il padre fosse morto nel 94, fa in tempo a testimoniare e purtroppo non conosco bene la situazione testimoniale di Vicchio, ma sono convinto da quello che dite, ma appunto cerco di contrapporre Ma poi è come la l'irrinunciabile. domanda questa, no? Se non ci sono testimonianze che vedono delle macchine, allora magari tu ti puoi anche avventurare a dar retta a due testimonianze che voglio sperare siano arrivate spontaneamente da parte dei testimoni nel 92 e nel 94. Ma se noi abbiamo un quadro ben definito di testimonianze concordanti su una Renault, lasciamo stare al momento il modello, rossa o rossa scura Bordeaux, sul luogo del delitto, nelle immediate vicinanze, la sera del delitto più volte e nei giorni precedenti, qua c'è un problema. E tutte le altre, gli altri avvistamenti di altre figure, senza allargare fino a Bardazzi, ovviamente, che magari non rientra nell'immediato, però, e ovviamente dico, una volta che destrutturate queste quattro sullo stradino per San Martino, le testimonianze che pongono il movimento dei compagni merende, è ovvio che voi, Pucci, Lotti, non, così a prescindere, non esistono. Non a Lotti, Pucci, prescindere, Nicoletti. non tanto a Che dicono di prescindere. essere stati lì nel luglio 84, che confermano questi avvistamenti. Che questo, è chiaro che non c'è nessun riscontro a quelle deposizioni, non c'è nessun riscontro. Me ne rendo conto, è il tormento di chi crede che le sentenze abbiano sfiorato la verità. Quindi c'è spazio per un'alternativa? C'è il quadro testimoniale di Vicchio, propone delle indicazioni, questo non si può pretendere. Uno dice il caso è risolto, il caso è risolto. C'è il quadro che voi avete ridiscusso, rideterminato, o prospetta degli scorci, prospetta delle opzioni? Questo non si può pretendere, ma me lo chiedo. No, prospetta innanzitutto che questo va ad aggiungersi a tutti gli altri elementi che secondo noi sono stati utilizzati arbitrariamente contro Pacciani dalla Quindi stampa. arbitrariamente contro Pacciani, cioè si perviene fino con i proiettili di cui parlavate prima, fa fede anche oggetto di approfondimenti giudiziari o di oggi, di questi anni. Quindi È dice attuale la Pacciani. vicenda, cioè anche la vicenda del depistaggio è molto attuale, non è una roba che ci inventiamo noi. Dovrebbe esitare in una presa di coscienza, cioè che fanno proprio, lo dico come quando hanno rivalutato Sacco e Vanzetti in America, cioè che dicono: oh, abbiamo sbagliato. Così come immagino sognasse chi ha presentato una revisione per Vanni, se andasse bene, dovrebbe esitare in un dire: oh, ci siamo sbagliati. Allora lui, per dire, è prosciolto postumamente o cose del genere. Questo però No, no. avrebbe delle Sì, conseguenze. no, sarebbe di, diciamo, confermare quello che fino ad oggi è stata, non dico teoria del complotto, ma insomma lettura alternativa della vicenda, perché sì, se ne parlano anche i magistrati, avvocati, del fatto che la verità possa essere un'altra, però a livello ufficiale ancora sì, potrebbe esserci, cioè, capito, la revisione postuma o... Senti, se ha un esito quest'estate, qualcosa di clamoroso in quella direzione, devono ammettere, perché non l'hanno mai ammesso, anche se Giuttari lo ha scritto nel libro, quindi Giuttari è autorevole, però anche è come noi nel dire una cosa su un libro, cioè non è che ha detto così e si co cresce l'idea del depistaggio, anche voi così. Attenzione però, attenzione, perché Giuttari dice così, però Giuttari è anche quello che avvalla le testimonianze Frigo Bertacini, Caini Martelli. Beh, in certi versi non lo chiamerei il creatore di quelle testimonianze, ma è appunto sì, cioè le introduce lui nello scenario, nella ricostruzione, e sai quanto puntellano poi molto flebilmente quel passaggio di dire ci sono Lotti, Pucci e bla bla.
è una puntellatura proprio veramente sì, così che è stata validata e che è assolutamente è flebile. Purtroppo lui in questa ricostruzione è riuscito a offrire quanto più si è riuscito, poi magari che si possa pensare che non sia vera, è un dramma legittimo, è un dramma legittimo. Un'alternativa ben più concreta, cioè il discorso è questo: se non ci fossero state queste testimonianze numerose che parlano di autovetture viste sul luogo del delitto e sono concordanti tra loro, io potrei capire un avventurarsi verso altri lidi, testimonianze che arrivano postume e poi uno vede. Però qua si ignora e vengono ignorate anche da quelli che parlano di depistaggio. Cioè, perché qua nessuno ha mai tirato fuori queste testimonianze qua, eppure, come ben sai, chi avvocati e via dicendo, diciamo che si sono occupati della vicenda, queste testimonianze le hanno. Quindi sembra un po' che i veri punti nodali vengano tenuti da parte un po' da tutti, sia da chi, diciamo, e per la versione ufficiale della vicenda, sia da quelli che gridano allo scandalo del depistaggio. Cioè non si va mai sui punti veri. Anche qua io sono curioso di vedere quali saranno le motivazioni che verranno addotte per richiedere che l'archiviazione non venga fatta dal tribunale per quanto riguarda il proiettile. Oh, se, perché poi l'argomento, se entrano nel merito di quella cosa, se riuscissero a definirla, sarebbe, non, vabbè, per molti di voi è quasi scontato, capito? Però una validazione sarebbe clamoroso, veramente, quello sarebbe veramente per gente come me, e probabilmente verrà anche riconosciuta questa cosa del depistaggio, vedo che convergono molti interpreti, ma la validazione appunto dei giudici è un'altra cosa, però quando una volta che lo appurano è come una validazione di tutto quello che si è detto contro la cosa, cioè perché era una prova regina. Io non, nella mia discussione storica non mi aggrappo mai a quel proiettile, non dico oh, il proiettile, però a livello giudiziario era molto importante, si sono appoggiati molto, è stato quasi una, cioè veramente si appoggiavano fra di loro queste evidenze, però Coppi e Schizzenbrunnen potevano non bastare, anche perché cazzo lo posso anche ereditare, cioè invece il proiettile è il proiettile. E cade quello, certo. Sono passati 30 anni, se ne è parlato a vari livelli. Ora, comunque, voglio sapere perché la mia prospettiva dice: uno toglie, fraintende, toglie i compagni di merende, la Frigo come testimone non attendibile, non riscontrata. Si può facilmente destruire, basterà poche cose per far saltare in aria quelle ricostruzioni perché non sono molto, molto. Cioè, quello che dicono teoricamente Pucci, Lotti per Scopeti è più compromissivo. Le testimonianze di Caini Martelli, cioè, sono niente, due fantasmi nell'ombra, non puoi aggrapparti per forza a quello, quindi per me potrebbero anche sparire. Cioè, in quella notte c'è quello, un'altra cosa sicura, non c'entra niente con l'argomento di stasera, ma in quella notte una cosa sicura è la telefonata di Farini, che boh, forse magari qualcuno potrebbe dire non c'entra un cazzo, però per me è veramente la cosa, è una delle poche cose con la lettera della Monica in cui il mostro veramente si sbilancia ancora più di altre cose che sono più insicuro nell'attribuire la telefonata di Farini. E comunque voi rilevate un movimento di macchine, io non sono nessuno, ma dal mio punto di vista il movimento di macchine attorno, cioè assolutamente non è in collisione con la mia visione del caso, perché anche per Scopeti non pretendo che si debba seguire Lotti e Pucci, ma anche per Scopeti Lotti e Pucci con difficoltà dicono c'era un'altra macchina con un'altra persona, cioè questa idea e poi scusate, lo so che sono per voi alcune testimonianze non credibili, ma se concordemente Galli e Ghiribelli, anzi non concordemente, comunque Galli e Ghiribelli fanno riferimento a questo loro, anche voi, anche te che sei passata lì davanti cazzo al luogo del delitto e secondo Galli c'era anche Indovino, quindi questo suggerimento che attorno al delitto, durante la commissione del delitto, girassero delle macchine quasi a ronda, è un. Bravo, ma hai detto una cosa molto interessante. Cioè, la Ghiribelli che è presa come testimone, prima tenuta sotto segreto, no? Alfa, beta, gamma e delta, contro Pacciani e compagni di merende. Ecco, abbiamo già visto qualche cosa sulla Ghiribelli, ma è lei che a suo dire, a dire di Galli, era presente lì. Che passavano tornando e danno due versioni differenze e contraddittorie, diverse Com'è contraddittorie. possibile che Lotti ha mangiato dalla Ghiribelli quella sera lì? Infatti, torna ben poco, poi lei torna con Galli,
Lei torna con Galli, Galli dice c'era anche Indovino, lei dice no, stranissimo, perché Galli non dice un cazzo, dice una cazzata, perché Indovino lì era molto curioso, che dice voglio vedere beati loro che scopano, altre cose. Però cioè, voi per primi e l'esperienza ci insegna che non ci possiamo inventare, credere che la realtà sia come leggiamo una cosa che dice Pucci, una cosa che dice la Ghiribelli, insomma, altresì insomma, è forse rischioso credere che sia tutto inventato. Loro comunque abitavano lì, frequentavano la zona, cazzo, cioè Faltignano, Scopeti è lì, cioè Pacciani, Vanni, Lotti ronzavano lì, Lotti stava con la Nicoletti, Pacciani e Vanni andavano dallo Sperduto, cioè visitavano, facevano cosacce, le portavano sulla piazzola di Scopeti. Curioso, Scopeti colpisce proprio lì, cazzo, il mostro per l'ultimo delitto, prima la boschetta. È vero, nel loro contesto specifico, le testimonianze attorno a Vicchio che inchiodano i compagni di merende sono discutibili e tardive, 9 anni dopo, minimo, insomma, Adesso però. Luciano mi ha detto che vedendo le nostre ultime puntate riguardo la Ghiribelli, anche il bar, l'Angelo Azzurro, che come sappiamo è attaccato al negozio della Cambi, e si è ricordato che lui non sapeva di queste cose qua, ha detto che sentendo quello che abbiamo detto, ha detto che lui si è ricordato che nel 1983, nei primi mesi, Milva lavorava all'Angelo Azzurro. Allora, ecco, questo E vedi, stava col vedi. proprietario. Certo, il vissuto. E Milva è un altro personaggio centrale che se l'omicidio di Milva va insomma, deve essere attribuito a chi? Al giro di Faltignano o a un giro oscuro non di Faltignano? Cioè, se attribuisci il delitto di Milva, non so se fai anche, cioè, secondo me, fai un passo questa avanti l'ha anche tu. vista l'ultima volta Barberino del Mugello da Estranei, quando è Come, morta. come? Scusa, Dario, ripeti? Milva è stata vista prima di morire nelle zone di Barberino Valdelsa, per capirci, è stata vista a Barberino del Mugello. Come a Barberino del Mugello? Ah, sì? Ma da chi? È attendibile questo che vede Milva a Barberino? Non possiamo andare tanto oltre, però ecco. Ma è strana sta cosa, perché non vorrei che magari un qualche passaggio abbia confuso e No, che abbia riportato, Barberino del perché Mugello. che C'è un. vada da No, un barberino all'altro così, ma la sera del delitto addirittura. nella giornata, al mattino. Ah, che al mattino è andata a Barberino di Mugello, vabbè, E questo. lì c'è tutto un incrocio di personaggi, c'è un avvistamento, c'è un personaggio con cui lei si è allontanata, insomma, ci sono cose che al momento non possiamo approfondire, ma lei è stata vista a Barberino del Mugello. Anche il suo scenario, lei si allontana da Faltignano 1993. Dite la verità su Vicchio, sentite, ma ascolta, nessuno ha segnalato la presenza di tal Giampiero Vigilanti in zona attorno a fine luglio alla boschetta? A me non risulta. No, infatti no, però lui dice era andato, non è attendibile anche lui. Però come si addensano tantissime dichiarazioni sulla cosa? Va bene, guardate, non vi voglio far perdere tempo, sono qui a dichiarare una resa. Poi in privato vi mando messaggi minacciosi e insultanti, ma non ho argomenti reali per dire, non è vero. Forse dovrei essere elaborare. Cioè, dico, voi destrutturate in pieno questa piccola convergenza di due coppie che vedono queste macchine che con fatica e con passaggi un po' così ellittici. E gli inquirenti riescono a identificare, stante la confessione di Lotti, quindi mettono un po' i pezzi, mettono un po' i pezzi. Però la Frigo che descrive anche Pacciani a posteriori, sì, è vero, io concordo che queste testimonianze si possono criticare come idealistiche, fuori tempo massimo, suggestionate, difficili anche perché due macchine, però è vero, e poi questo serve a. Sempre 8 testimonianze concordanti lasciate da parte e mai presentate a processo in luogo di queste due. Che vedono che cosa? La Renault rossa? La Renault rossa, concordanti tra loro. Per Tra me non è l'altro, il assolutamente 29 convenzionale. luglio, molti di questi le vedono il 29 luglio, 10:30, 10:45, 10:40. Che ci hanno sempre insegnato fosse l'orario sul posto dell'omicidio.
Anche l'orario, esatto, quindi un attimo, voi nel depotenziare la frigo sciogliete anche dall'orario del delitto, cioè lasciate che il delitto possa più ragionevolmente essere collocato alle 10:30, cosa dite? O è un delitto delle 21:45? No, secondo me è un po' più tardi, nel 45-20, Anche perché secondo me, cioè non è strategicamente ammissibile fare una cosa del genere, è forse un po' troppo presto, però chissà. è ancora giorno d'estate, quell'ora lì. Questo dico, 10 minuti prima era giorno, sì, capito. Ma poi il discorso, tutto questo fa il paio con lo Schizenbrunner, che come abbiamo visto dai prezzi e come abbiamo visto dallo Schizenbrunner portato dalla sorella del tedesco in tribunale, che lei spacciava per lo Schizenbrunner del fratello, quello Schizenbrunner è stato comprato mesi dopo l'omicidio. Quello Non per me c'è è solo quello. disegno, un solo disegno del tedesco che sia su un qualsiasi Schizenbrunnen sul pianeta Terra. Non sono stati in grado di presentarlo. No, A no, com scuola, com com a no, no, scuola, dimmi, dimmi. quando l'hanno sentita, ha detto: noi non è vero, non consigliamo lo Schizenbrunnen su altri. Attenzione, ci potrebbe essere un colpo di scena. Sentiamo cosa succede. Potrebbe finire male. Cioè, no, che cosa? Racconta. C'è chi chiede di entrare. No? Chi è? Ma Diciamo, fai entrare, noi chi è? siamo Oh, ma guarda, disponibili ma sempre. chiunque sia, sono proprio curioso, vai. Sono proprio curioso. Non lo so neanch'io, Francis, No, ma quindi. chiunque sia, anche fosse Marco Fiero, cioè, spiegherebbe meglio di me. Sono proprio curioso di sentire. Piuttosto, se qualcuno che dice Pacciani e Lotti, non c'erano. Quello. Però argomenti, punti, sì, nessuno può essere sicuro. Io dico è difficile sciogliere quello che è emerso. Dico anche Vanni, dice Vanni a Vicchio, non c'è empiricamente un elemento, ma è tutto stato prospettato, non c'è possibilità, o ce la spiegano e ce la dimostrano. Ma non credo neanche che le sentenze rispecchino letteralmente, anche se forse sì, però veramente la difficoltà di proporre una soluzione alternativa cioè quale sarebbe l'alternativa? Va bene, mettiamo nel quadro presupposto anche che Lotti, Vanni e Pucci sono a San Casciano, a casa, sono a casa loro quella sera. Cioè è difficile assumere una loro completa estraneità. Sono loschi come la morte, sono Sono loschi loschi. perché ce li hanno fatti diventare Ma loschi. no, ma sono loschi, scrive Coppia, prende gli appunti delle targhe, sono diabolici. Il delitto della boschetta viene a luogo a 1 chilometro da dove abitava Pacciani, cioè è cazzo, lo so che. Allora è a luogo a 200 metri da casa di Vigna. Cosa vuol dire? Che ha una calibro 22 anche lui. No, no, sono d'accordo che le associazioni territoriali, anche la pistola che molti gli hanno attribuito, però secondo me è perché proprio a livello reale, empirico, Firenze e i delitti delle coppiette, chi li avrebbe fatti? Sono proprio curioso di sapere chi li avrebbe fatti con Pacciani, Vanni e Lotti e Pucci. Cioè Lotti condannano Pacciani senza che il mondo conosca Lotti e Pucci, lo condannano in primo grado. Poi Lotti e Pucci sono due suoi conoscenti. Cosa dice Come? il giudice alla fine quando Sì, sentenzia? Cosa vabbè, dice? qualunque cosa dica il giudice, condannano Pacciani No, senza lui Lotti e dice: Pucci. condanniamo Pacciani, però cercate i complici. Gli cercate i complici e trovano due conoscenti, o chiama Lotti amico e Pucci conoscente, insomma, due conoscenti di Pacciani che sono pronti, uno a prendersi 26 anni accollandosi lei e l'altro a dire sì, sono stato zitto, dico tutto, ma non mi fate un cazzo, dico tutto, sì, Pucci, però cioè, non lo so, sono Trova d'accordo prima che. Vanni, che è l'unico amico di Pacciani. Come Prima Vanni. scusa? Ma Trovano c'è prima anche Gino Vanni. Bruni, ha degli strani rapporti di amicizia Pacciani, più No, ma di. parliamo di frequentazioni di tutti. Gino Bruni, sì, probabilmente c'erano anche Però delle sinergie. nel passato, come dici, negli ultimi 15 anni, storicamente Vanni, sì, da quando va a Mercatale. È il primo a cui si devono appigliare. Vanno da Vanni e cercano di offrire la taglia, come ci dice Minoliti, per accusare Pacciani, e lui rifiuta. Credo, Poi cercano sì. di far dire alla Carmignani di aver visto Vanni. Questo è della Carmignani che ha visto Vanni, Canessa glielo chiede, lei dice no, no,
Ma lei l'ha detto, lei, no, no. interrogatorio fantasma, quello che poi Canessa dice va bene, vada pure, l'avvocato si è sbagliato, quando gli dicono no, ma quell'interrogatorio del giorno 5, il famoso interrogatorio fantasma, quando la Carmignani va alle 6 del mattino. No, vabbè, sì, anche la Carmignani, sì, anche per la datazione di Scopeti. Che dirvi, ragazzi, per me è il problema complessivo che a me le sentenze mi suggeriscono questi tre personaggi, quattro personaggi, poi non so, sono incerto, insicuro, molto. Voi i sospetti noti non vi convincono nessuno, non è che avete neanche preferenze. Al limite, forse io, forse su Narducci siete un po' più aperti che possa avere una relazione, mentre tutti gli altri sospetti storici voi, cioè, anche a ripercorrerli, anche a dire Francesco Vinci, Salvatore Vinci, Spalletti, Allora, così, sai, che Spalletti potrebbe innestarsi in una situazione connessa. te la desumi da Fosco Fabbri e dallo scenario che sembra ci sia dietro di lui, no? Esatto. Tutti e due fanno sì con la testa, e quello lo credo anch'io. Saremmo sospettosi, però lo Adesso credo quando anch'io. farete il convegno, ecco, affideremo queste Parliamo del rivelazioni. convegno di giugno, vero? Io sono più concentrato sulla Romola, ecco, questa è l'occasione ideale per quando non abbiamo ancora da annunciare. Tra 20 giorni dovremo fare un incontro. Poi vorrei Magari inserire, questa è la esatto, prossima vorrei volta. proporre ad Angelo. Come? No, dico, magari potete farlo anche al primo incontro, no? Insomma, questa cosa sul Sì, ma fatto. avevamo anche intenzione di farlo a giugno. Sì. E quindi Assolutamente, ragazzi, potrebbe ma destarsi. io no. Non vi voglio abbassare lo share, o facciamo a botte, o se continuate io vi seguo, a parte che voi di solito a quest'ora finite, No, però siamo. vi continuo ad ascoltare, se non c'era qualcuno con cui fare a schiaffi che entrava, vi volevo dire, è stato più un piacere e un privilegio essere qui nella vostra trasmissione che poi in privato se ne discute, mi limito qui a dire sono della parrocchia, non so se sono preconcettuale io, pregiudiziale io, provo a testarmi, ancora sono. È l'assalto al fortino, però noi siamo fermi lì. Anche cosa possiamo asserire più di quello che è stato già asserito? È una posizione difensiva. Però, appunto, vi rinnovo veramente il piacere di seguirvi e il piacere di essere qui. Però mi congedo proprio per non abbassare il livello della trasmissione, no, nel senso la frizzantezza, perché no, non sono sul pezzo. E niente, vi abbraccio e faccio, 27, faccio gli auguri ad Ale. Ancora che oggi è il suo compleanno, ultima mezz'ora di compleanno, Grazie. vi continuo a seguire e ci vedremo online con Dario e di persona con Ale, spero presto. Vi abbraccio, buona prosecuzione e vi continuo a seguire. Un saluto a tutti e grazie ragazzi. Vado a scappare con coniglio, siete belli. Ciao belli. Ciao, Francis. Dario, le sorprese non sono finite. Se Non tu ci sei credo, è bello, pronto. mi piacciono le sorprese. Se tu sei pronto, c'è un altro esperto sull'argomento. Benissimo, benissimo. Benissimo. Pronto ad entrare, insomma. Sì. Quindi preparati a sostenere chi conosce l'argomento. Frigo e Caini Martelli. Che dire, stasera è finita un po' movimentata, però siamo contenti. Ma entra sto personaggio, il cantante misterioso. No, entra. Dovrebbe entrare al momento. Piacevole sorpresa di Francis. Leggiamo intanto nuovi commenti. Trovare la nostra alternativa, noi non è che non vogliamo vedere Pacciani, è che vogliamo prove concrete, più concretezza che non troviamo. Poi qua si va oltre, cioè qua è ancora diverso dallo schizzo e da queste robe qua. Qua si ignorano volutamente delle testimonianze concordanti su un modello di macchina di un colore. Guardalo qua. Buonasera. Ciao Marco. Buonasera.
Ciao Marco, stasera è la serata delle sorprese. Eh sì, direi proprio di sì, dopo che, vabbè, io, insomma, voi mi conoscete, io uso un po' termini un po' forti, insomma. Io penso che voi, prima di far, prima, cioè, voi avete parlato, insomma, avete detto che avete fatto entrare un incompetente a parlare di queste vicende. Perché quando poi ci sono persone che non conoscono i verbali, e non conoscono anche le situazioni attuali che ci sono tra, insomma, nelle indagini che si stanno svolgendo, e purtroppo non hanno possibilità di sapere che cosa c'è dietro le indagini che stanno facendo, se fanno dei strafalcioni come sono stati fatti dal signore che c'è stato Vabbè, precedentemente. attenzione però, noi l'abbiamo indicato come sostenitore, no? Ma Della insomma, teoria classica Bacciani e compagni, no? sostenere che quel personaggio è un sostenitore della teoria dei compagni di Merenda e Pacciani, insomma, mi sembra Vabbè, dici la un po' troppo. tua. No, io guarda, io scusa, ma prendo un attimo, mi avete preso, sto un po' in sto sul letto, quindi Vai tranquillo. no. Io volevo dire, io non ho seguito tutta la trasmissione, stavo seguendo le ultime cose. Sentivo parlare del furgone, no? Di quel furgone che è stato visto, quella Sì, specie c'era di una campo. testimonianza tra le otto che abbiamo letto dove il testimone dice: a noi è sembrato di vedere un camper o un furgone. Ma l'orario qual era? Perché io me la ricordo la testimonianza così, però l'orario a te ancora risulta? Alle 2 più tardi. Ma alle 2 di notte questi ragazzi erano morti già da un bel pezzo, Sì, insomma, quindi certo, no, loro non. dicono di aver visto un furgone o camper fermo. Allora, questo camper è stato visto da uno dei amici di Claudio, no? Cioè delle persone che erano andate a cercare. Insomma, io credo che quel camper lì non c'è, cioè, camper, a parte che molto probabilmente si è chi ha visto si è confuso e aveva visto l'auto. Però pure se ci fosse Un'auto e un stato. camper, perdonami, hanno delle dimensioni ben diverse, che poi Sì, non hanno era. dimensioni ben diverse, però stiamo a parlare di un orario che è totalmente incompatibile con l'orario del delitto, perché il delitto c'è stato teoricamente, no? Sì, Intorno alle 22 massimo. teoricamente, come dici bene, c'è stato 9:30, 10, insomma, teoricamente. C'è da dire che questa è una testimonianza su 7-8 che abbiamo letto. E queste 7-8 che abbiamo letto sono tutte concordanti di aver visto una Renault rossa, rosso scuro, Bordeaux. Questo cosa implica? Implica che tutte queste testimonianze non sono mai concordanti tra loro, e parliamo dell'ora del delitto, 10 e mezza, 10 e 40, 11 meno 20, non sono state né considerate né portate a processo in luogo di due testimonianze che sono state date 8 e 10 anni dopo. Ma non sono state, non so state. Allora, intanto, non sono state portate a processo perché, evidentemente, io so che qualcuna di queste auto qui è stata pure individuata. Non era solo la Renault, ma c'erano altre auto C'era anche una sospette. Fiat 127 bianca, per dire. Però la Renault, che è quella vista da tutti loro, chi più chi meno, è stata lasciata da parte. Perché io, per seguire il mio quadro accusatorio, devo lasciare dietro le testimonianze concordanti e prestar fede e portare in giudizio due testimonianze prese la prima nel 92 e l'altra nel 94? Ma guarda, io ti dico una cosa. Io queste testimonianze che voi, io non ho visto la prima parte della trasmissione, però credo che voi abbiate letto le testimonianze di quella notte, no? Credo, di quella notte lì. E, cioè, io già avevo fatto una trasmissione, praticamente l'avevo letta pure io, e devo dire che a me mi sembrano, non mi sembrano auto sospette, mi sembrano auto che lì siamo sulla, ricordiamoci che siamo sulla Saginalese, no, è una strada che è abbastanza frequentata, quindi,
cioè vedere auto non significa vedere passare, perché poi alcuni l'hanno visto in movimento, hanno parlato di auto in movimento, hanno parlato pure di qualche, di una persona che stava. Sì, c'è anche la Citroen, c'è anche la Citroen DX, che poi sì, volendo, Citroen, sì. Volendo ma... vedere, la Citroen DX non ha i fari ellittici come riferisce il testimone, quindi lui dice, io alla fine dice, io sono sicuro di aver visto una Citroen, poi non so bene se era una DX o no, e comunque la DX del Narducci non aveva i fari, essendo una DX non aveva i fari ellittici. Comunque per il resto, c'era pure un'altra auto se non sbaglio, anzi fu vista proprio una persona, sì. Fu vista proprio una persona che aveva parcheggiato un'auto, e questa auto e questa persona furono individuate poi. Quindi io penso che tutte le testimonianze che abbiamo visto adesso, le auto non furono individuate, e furono, una è una Renault 18 rosso scuro, adesso lasciamo 18-14 perché poi anche lì c'era anche un carabiniere che testimonia questo, che di aver visto la Renault, e lui poi lo portano a un concessionario dove tra diverse Renault dice potrebbe essere o questa o questa o questa, quindi da tre modelli, ma sempre Renault color scuro. Uno vede una Renault 18 rosso scuro, uno una Renault 14 color scuro, uno una Renault 5 scura Bordeaux, parlo di Renault, poi... Ma che, gli orari quali sono? Cioè, io adesso non c'ho gli orari, una viene vista da un testimone fino al 26 luglio per tre mesi, una viene vista alle 22.45 del 29, una alle 22.45 del 29, una alle 22.55 del 29, una alle 23, e poi viene riportato anche in una nota che è stata fatta nel settembre dell'84, in cui si riportano appunto, si riporta l'attenzione sulle auto viste questa sera, quella sera, no? E si citano Marco O e Romano M, appunto, che parlano di questa Renault rossa. Però tu sai benissimo, io non lo so, cioè io penso che voi la zona la conoscete un po' lì adesso, no? Cioè le auto avvistate da Caini Martelli e Frigo Bertaccini non stanno sulla Saginalese, stanno su una stradina che si dirama dalla Saginalese e va, certo, su una collina, certo, che te porta a, certo, San Martino a Scopeto, se non sbaglio. Però ricordiamo che il marito della Frigo, e qua c'è scritto nero su bianco nella denuncia fatta a Giuttari da parte di Lamperi e Venturini, il marito della Frigo e gli ospiti della Frigo che la ospitavano, i bianchi, non ricordano nulla di tutto ciò. No, vabbè, la Frigo, guarda, sul fatto del marito, è lasciata da parte, cioè, ricorda, e loro lo spiegano come mai. No, cioè, non ricorda l'episodio, però c'è, stavano lì. No, non ricorda né il giorno né l'episodio. Posto, ci stavano la Frigo e Bertaccini. Cioè, ma non in quel giorno. Non viene, cioè, la presenza loro in quel giorno la ricorda solo lei. Né il marito né i bianchi ricordano questo. Lei dice di essere stata proprio quella sera lì, poi... Poi come fa a sentire a 3 chilometri? Comunque un pure corpo? Caini e Martelli era quella la sera, però, cioè, capisci? Cioè, ma questo ho capito, ma noi come facciamo a prestare fede a due poi testimoni? Dopo io sapere, ma io sono d'accordo, guarda, io posso essere d'accordo su questo, però adesso ti faccio una domanda. E allora, scusate un attimo, se Pacciani non stava a Bicchio, no? E magari stava a Mercatale, a San Casciano, così. E non c'è qualcuno che l'ha visto, che lo può confermare, che può scagionarlo. Cioè, è possibile che Pacciani, in 7 delitti, partiamo dal 74 fino all'85, non c'è una persona che per la sera dei delitti lo può scagionare? Perché di solito lui, secondo la Vulgata, dopo lavoro, lo diceva anche la moglie, si addormentava sulla poltrona e alle volte anche... Però non risulta, perché per esempio, no?
lui, e tu, voi ce l'avete insomma gli atti, quando fu interrogato nel 1985, lui dice che la sera che era andata alla festa dell'Unità e che alle 7 era tornato a casa, aveva riportato le figlie, sì, e che poi la sera lui è uscito, usciva di nuovo. Bravo, la... ed è l'unico episodio, ecco perché è necessario che i francesi siano morti nella data che dice la versione ufficiale. Ecco perché il motivo. E perché Pacciani però... Era l'unica sera dove era riscontrabile che Pacciani era fuori. Allora, e perché Pacciani però, non, assolutamente non sospettato, 10 giorni dopo, e poteva dire quello che gli pare lui, lui poteva dire quello che gli pare in quel momento. Perché lui dice che c'è andato la domenica sera alla festa dell'Unità e non ci mette l'alibi al sabato? Lui? Pacciani è sospettato da quando Floriano Delli, l'11 settembre dell'85, e dello stesso giorno in cui Esposito, sì, ma se fa lui, la denuncia. Se lui sa che il delitto è avvenuto il sabato, no? Esempio, facciamo un esempio. Se lui sa che, allora, siccome c'era incertezza ancora all'epoca sulla datazione del delitto, no? Perché siamo a pochi giorni dal delitto, e addirittura qualche telegiornale aveva parlato del sabato. Addirittura ci sono, voi ce l'avete sicuramente, ci sono dei documenti, degli atti a firma Canessa che parlano del delitto tra la notte del 7 e l'8, in quei giorni lì. Quindi in quei giorni lì ancora non si sapeva con certezza se il delitto era avvenuto. Quindi il 19 settembre 85 ancora non si sapeva con certezza se il delitto era alla domenica, sì, o al queste sono le fonti di giornale, noi non sappiamo cosa loro avevano già in mente. Noi sappiamo che Pacciani viene tirato in mezzo, la pista Pacciani, la pista vigilanti e il rinforzo della pista del Rosso del Mugello nascono nello stesso identico giorno, l'11 settembre dell'85. E anche lo stesso identico giorno. Ma non è che nascono, insomma, vanno a interrogare, a perquisire. No, attenzione, è il giorno in cui Floriano Delli manda il biglietto che accusa Pacciani. Floriano Delli, che poi è lo stesso che lo accuserà senza riscontri, perché i fetici non esistevano ancora nel febbraio dell'81, a processo. Floriano Delli ha un'attività che è un negozio di parrucche, ma prima era un'agenzia investigativa, di fronte al bar dove sarebbe avvenuto l'avvistamento di Esposito, di quello che possiamo definire un Rosso del Mugello ante litteram, perché lui lo colloca nell'81. E il nostro maresciallo Amore era andato a sentire, stava interessando questo discorso qua, perché la denuncia l'aveva ricevuta lui. Poi arriva improvvisamente l'informativa dei servizi, firmata apparentemente MM, ma quello è un sunto dell'informativa, che era firmata Antonio Lenzi, l'informativa originale. Questo crogiuolo di avvenimenti avviene tutto lo stesso, identico giorno, che è anche lo stesso giorno in cui Vigna, Canessa e Ferino, si capisce perché, chiedono un secondo accertamento, esulando dalle loro prerogative, perché era una cosa di Chelazzi, sulla lettera della Monica alla scientifica, alla Criminal Poll, dopo che era già passata la scientifica. E quel documento, il primo in cui appare, almeno da quanto ci consta, il timbro, il riferimento al timbro, e il riferimento al nylon che ci sarebbe stato nella lettera, cosa che invece chi ha aperto materialmente la lettera ha sia messo nero su bianco all'epoca e sia confermato a noi vocalmente che il nylon non c'era. Vabbè, ma secondo te questo è un dettaglio così importante, questo del nylon? Questo io devo dire. È molto importante, perché fa anche... Però ti volevo chiedere una cosa. Però rispondi un attimo al quesito che t'ho fatto prima su Pacciani. Siamo al 19 settembre 85, quando Pacciani fu perquisito e interrogato poi la sera. Quindi siamo in un momento dove il delitto non si sa quando è avvenuto ancora. Non v'è certezza se è avvenuto il sabato, la domenica. Sì. Onestamente molti lo dicono anche adesso che non v'è certezza, però all'epoca proprio ancora non si sapeva.
Allora Pacciani, che viene chiamato il 19, gli viene chiesto l'alibi per il sabato sera, cioè che cosa hai fatto il sabato e la domenica, tutta la giornata. E certo, perché allora, se io so Pacciani, che cosa hai fatto tu, so quando indicare quando c'è l'omicidio. Sì, spiegami una cosa però, perché Pacciani... Perché Pacciani alla festa dell'unità e l'alibi 10 giorni dopo il delitto, quando ancora non si sa quando è avvenuto, l'alibi se lo crea per la domenica sera? Ma lui non se l'è creato, lui ha detto cosa ha fatto la domenica sera. No, aspetta. Lui dice che era andato alla festa dell'unità e era successa la storia con Fantoni, quella lì con Fantoni. Siccome Fantoni non conferma questa cosa qui, è chiaro che molto probabilmente, e qua non potete dire no, è falso quell'alibi, perché Fantoni dice che non è avvenuto. Se Fantoni mente o se Fantoni ricorda male? Ma lo dicono pure le figlie, però, che quella sera non era successo, non era successa sta cosa. Quindi... Boh, io come testimonianza questa qua delle figlie nero su bianco non l'ho vista. Io so che lui ha chiesto cosa ha fatto la domenica, e naturalmente se io incurenti... No, a Pacciani gli hanno chiesto cosa ha fatto sabato. Sì, cosa ha fatto sabato, esatto. Ma se io ho il dubbio, e lui dice che il sabato lui è stato tutto il giorno a lavorare a casa, alla casa che aveva preso, all'altra casa che aveva comprato per le figlie, e dice che lui quando è tornato a casa poi il pomeriggio che ha finito di lavorare non è uscito proprio il sabato. Invece la domenica dice che lui il pomeriggio è andato alla festa dell'unità a Cerbaia, torna alle 19. Quindi lui ha dato un alibi sia per il sabato che per la domenica. Il sabato non è uscito e la domenica è andato alla festa dell'unità. È naturale che se io, inquirente, ti voglio collocare sul luogo del delitto perché penso che tu sia l'assassino, prima ti chiedo cosa hai fatto sabato. No, e domenica. No, sabato e domenica perché erano i giorni. E dopo, quando vedo cosa hai fatto sabato e domenica, vedo qual è il giorno migliore per collocarti vicino all'omicidio. Ma tu ci devi mettere pure che Pacciani, però, l'alibi se lo va a creare da subito, non quando poi sta in carcere, se lo va a creare subito per quel giorno lì. Per la domenica. Se l'è creato. Loro gli hanno chiesto cosa hai fatto quel giorno lì e lui ha detto cosa ha fatto quel giorno lì. Sabato sì, sono stato a casa. Lui ha detto che ha fatto quel giorno lì. Andava dal meccanico lì, cioè se lui si fosse creato l'alibi si sarebbe preoccupato di andare dal meccanico o di avere delle persone che potevano confermarlo. Ma scusa un attimo, se lui diceva il sabato sono stato a casa, no? Sì. Ok. Sono rientrato dopo il lavoro alla nuova casa e poi sono tornato a casa e non sono uscito per niente. Gli inquirenti andavano dalla moglie, dalle figlie, andavano da chi e gli chiedevano se era vero o no, e gli avrebbero detto è vero, non è uscito, come hanno confermato più volte anche la moglie dicendo mio marito, a parte le volte in cui usciva la sagra o la roba particolare, la serata particolare, lui arrivava a casa e si addormentava lì. Cioè, parliamoci chiaramente, Dario. Allora, lì alla festa dell'unità a Cerbaia ci sono delle persone tra le persone che lavoravano lì che dissero che la sera che hanno visto i francesi c'è stava pure Pacciani lì. Ecco qui, e me l'hanno detto pure a me personalmente in privato. Allora, Pacciani lui dice di esserci stato la domenica. No, il problema è sapere se e quando i francesi ci sono davvero stati, perché le descrizioni che vengono date non sono compatibili. Sono d'accordo, però sembrerebbe che queste persone dicano che i francesi sono stati alla festa dell'unità quando c'era pure Pacciani. Cioè, siamo sempre. E se Pacciani c'è stato la domenica, vuol dire che ci sono stati la domenica. Ecco quello che mi dicono a me alcune persone. Ma tu devi prima sapere se sono stati perché le descrizioni che vengono date all'unità non corrispondono alla festa dell'unità coi francesi. Non corrispondono. Beh, ma né si è visto Pacciani che se ne andava via da Scopeti alle 10:30 di sera. No, prima. Se non sbaglio, siamo lì. Verso le 10.
così. Prima, verso le 9:30, alle 10, diciamo. E alle 10 i francesi mangiavano alla festa dell'unità, secondo i testimoni che tu dici, i camerieri. No, allora, io ho sempre pensato che i francesi alla festa dell'unità ci sono andati due sere, perché io do molta, secondo me la testimonianza dei cantini, quella del venerdì sera, secondo me è attendibile quella lì. Quindi io penso che i francesi alla festa dell'unità ci sono andati, almeno perché io, voi lo sapete, io penso che il delitto è avvenuto di domenica, ci sono andati due volte, ce ne sono andati il venerdì e la domenica, anche perché poi Cantini ai verbali dice una cosa e al lavorino dice un'altra cosa, se è andato a leggere, descrive due episodi diversi. Però sempre su Scopeti, volevo dire un'altra cosa. Cioè, in sostanza, cos'è che lega ai luoghi dell'omicidio Pacciani? Frigo, Bertaccini, Caini e Martelli per Vicchio. La festa dell'unità e le testimonianze che abbiamo visto, a mio avviso, sono per niente attendibili. Comunque, a Scopeti. E il resto? Gli altri omicidi? No, allora, io ti dico che a Scopeti, vabbè, non ne parliamo proprio, perché Pacciani a Scopeti viene visto dal venerdì alla domenica, viene visto tutti i giorni a Scopeti. E dal venerdì, poi se voi non credete alle testimonianze, ma da sempre abbiamo la Ghiribelli che vede addirittura che si fermerebbe, come anzi, parlavamo addirittura prima, da venerdì a lunedì verrebbe visto Pacciani, perché pure al lunedì, lunedì mattina alle 6. Cioè, è pazzesco. Cioè, se noi sosteniamo che quello che è stato visto anche da Iacovacci sia Pacciani, è pazzesco. Però lì io vedo fare sempre il solito rimprovero, già ve l'ho rimproverato, diciamo, a livello di schiaffo da anni. Però diciamo, lui pensa che Iacovacci ha visto Pacciani. No, io voglio fare. Allora, se quella persona lì era Giuliano Pucci, no? Come voi dite, no? Perché? Perché lui nel suo verbale, cioè nel verbale Iacovacci, nella sua testimonianza, non ce l'ha il verbale Iacovacci? No, nella sua testimonianza, scusatemi, io parlavo del verbale di Pucci, perché dicono due cose diverse, perché Iacovacci dice di aver visto una persona che arrivava da San Casciano e andava verso Firenze e ha parcheggiato il motorino sotto lì. Il problema è un altro, è che Pucci invece dice che andava da Firenze verso San Casciano, quindi è molto, cioè, proprio questa cosa qui secondo me fa cadere il fatto che era Pucci, e questo implicherebbe che ha visto Pacciani. Io penso che sia andato Pacciani prima lì e un'ora dopo, perché poi lui è arrivato alle 11, cioè Pucci passa verso l'11, 11 e mezza più tardi, passa motorino blu, passa una prima volta e non si ferma. Passa una prima volta e non si ferma. Poi passa al contrario. Ma non è che passa due minuti dopo. Ma poi passa al contrario. Quindi quando Pucci dice io ero diretto alla direzione opposta, di quale momento parla? Beh, di quando sta a tornare a San Casciano, no? Lui di questo dice sul verbale. No, lui passa una prima volta in una direzione e poi ripassa in un'altra. Quando dice io andavo nella direzione opposta, quando desumiamo questo, a quale momento ci riferiamo? No, lui dice che si ferma la prima volta o la seconda? No, lui dice che si ferma, Pucci dice che si ferma quando stava tornando a casa, a San Casciano, quando stava rientrando, intorno alle 11, 11 e mezza. Ecco, quindi sarebbe compatibile col secondo momento in cui torna indietro il fatto che lo Iacovacci... ma lo Iacovacci parla di una persona che viene dalla parte opposta e che si ferma, invece Pucci non si ferma, un'ora prima. Quindi io questa cosa l'ho sempre contestata, ma poi tra l'altro a me poi il giorno dopo mi chiamò una signora che mi disse ma Marco, ma io
lì Pacciani ci passava col motorino, è stato visto da tante persone. Ho capito, ci passava tutto il mondo lì davanti a Scopeti. Non è che per questo... Molta gente, ragazzi, dovete capire questo, che molta gente ci aveva paura dei Pacciani. Ecco perché sono andati poi nel 90, quando... Sono andati quando Pacciani era inoffensivo. Sono andati quando Delli ha mandato il biglietto. No, io ti parlo di tutti i testimoni poi che sono venuti fuori dopo. Nel ma hanno avuto tempo, quello che voglio dire è che dall'11 settembre dell'85 hanno avuto il tempo di passare attraverso le accuse alle figlie che sono avvenute grazie alle spinte dei loro datori di lavoro, campi di polizia. E che sono quelli che regalano la tovaglia in cui viene avvolta l'asta guida molla, eccetera, eccetera. E quindi Pacciani si fa la guerra per le figlie, che poi smentiranno tempo dopo sul giornale che lui più di qualche schiaffo è perché era un violento. Era uno, questo naturalmente. Ma questa cosa a me non mi risulta che hanno smentito le violenze. Abbiamo mostrato l'articolo in cui lui dice più di 4 schiaffi non ci ha mai dato. Ho capito, ma io parlo di violenze sessuali, cioè la violenza sessuale. Bravo. Ma Pacciani in tempi non sospetti disse: questa roba qua nasce nell'albero dei suoi datori di lavoro che le hanno convinte. Ma voi l'avete letti i verbali? L'avete letti i verbali di queste ragazze del processo, non quello Pacciani, ma il processo che poi dove è stato condannato per le violenze? Io quei verbali lì li ho letti. Ci stanno delle cose che non si possono, altrimenti l'avrei già pubblicati, ma ci stanno delle cose che non si possono, delle schifezze assurde che non si possono tirare fuori, ecco. Quindi io ci andrei piano a dire che le figlie di Pacciani non ha violentato le figlie, insomma, ecco. Questa è dico, è perlomeno curioso, perché questo episodio, che potrebbe essere a sé stante, fa il paio con quello che abbiamo detto fino adesso, fa il paio con Delli, fa il paio con una, come dire, un'esigenza proprio di trovare qualcosa nei confronti di Pacciani. Cioè non c'è, ma guardate che voglio dire, non Pacciani. C'è una pietra miliare da cui partire e a cui legare eventualmente questi episodi. Sono questi episodi che vengono presi come pietre miliari per legare Pacciani agli omicidi. Su Pacciani non c'era solo la SAM, c'erano pure i carabinieri. Certo. C'erano pure i carabinieri prima, certo. Prima della lettera di Floriano Delli, perché Pacciani, sì, ma non per il suo sospettuccio su Pacciani c'era già da prima. Io non ti dico che era sospettato di essere il mostro di Firenze, questo non te dico questo, però da quel che risulta a me, cioè la lettera de Floriano Delli che parla dei Pacciani è stata presa come un surplus, diciamo. A me risulta che ho fatto vedere pure un verbale dove ci sono dei carabinieri che fecero un'interrogazione a un terminale di Pietro Pacciani, quindi. Il terminale veniva interrogato, noi l'abbiamo visto, già solo anche dall'82 in poi, le richieste che della Monica e il PM hanno fatto di accertamenti nei confronti di una categoria immensa di persone. Quindi, ma dopo Pacciani, subito dopo Pacciani fu interrogata una donna pure, no? Vabbè, senza fare nomi, insomma. Una donna che lui conosceva bene nel 51. Quindi praticamente... E che si pensa fosse stata complice. Questa interrogazione fa pensare che qualcuno voleva andare a rivedere quel delitto lì, quel fatto lì del 51. Sempre dopo che ha sentito Pacciani e che avevano già in mente, molto probabilmente, che lui doveva essere il mostro. No, prima... io sto parlando di aprile 85, ancora non l'avevano... È aprile 85 il... Sì, d'accordo, ma siamo in quei mesi lì, cioè Bugli, Delli quando manda la lettera, un motivo per mandarla ce l'ha, mi spiego, non è che si sveglia al mattino, quindi presumo che questa cosa sia stata ben organizzata. Ma quindi secondo voi, parliamoci chiaramente, Floriano Delli
ha collaborato con gli inquirenti, ha fatto il disonesto. Guaranelli aveva interesse a mandare quella lettera lì, e visto il passato, diciamo, la collocazione geografica anche di lui, che è di Calenzano, e tutto un po' anche i suoi spostamenti, sia con la casa, sia i suoi cambiamenti di attività, con la stessa ragione sociale, fanno molto pensare, sicuramente. Sicuramente molto più Pacciani, in situazioni del genere, così ambigue, non si è mai cacciato, non lo troviamo mai in situazioni così. Beh, oddio. Cosa voglio dire? Oddio. No, non lo Pacciani... troviamo mai in situazioni così. A differenza di qualcuno, che di qualche macchietta che dice che parla di Gino Bruni come complice dei Pacciani, vergognosamente, perché Gino Bruni non era il complice. Ma perché lì si parla più che di complicità, si parla, di, da quello che ho sentito io, di un giro di prostituzione che avrebbe gestito insieme a Bruni, ma che comunque sarebbe, esulerebbe dalla questione del mostro, che sia vero o non sia vera. Gino Bruni è stata una vittima di Pietro Pacciani, perché Gino Bruni è stato Gino Bruni con la moglie di Pacciani non c'è mai andato, perché Pacciani era uno che, se, che queste cose lo spero, perché no. Non ma anche perché la signora Angiolina, mo, vista tra così insomma, ma con tutto il rispetto, ma non mi sembra una persona che, no, che possa andare a fare queste cose, mo. Però convieni con me che se Pacciani avesse davvero avuto un giro losco col Bruni, questa potrebbe essere stata una scusa plausibile che Pacciani si è inventato per giustificare la forconata che gli ha dato. Beh, che sia un'invenzione la storia del tradimento è così. Sì, però sempre circoscritta a quel discorso lì, perché col mostro, quella vicenda lì, non c'entra niente. No, ma c'è qualcuno che dice invece che lo mette nei compagni di merende. Qualcuno che stava qua prima, qualcuno che è venuto prima qua, prima di me. No, io non penso proprio, assolutamente. Io l'unico dei compagni di merende che per una roba che ho trovato lontanamente può farmi venire qualche pensiero è il Faggi. Tutti gli altri, mi spiace, io più destrutturo e più vien fuori robe del genere. Il Faggi, non lo so, ho le mie riserve e approfondirò, ma per il resto i Vanni gli offrono la taglia per dire che Pacciani, Minoliti gli offrono la taglia per dire che Pacciani è il mostro. No, non è che gli offro, non è che gli offrono la taglia per dire che Pacciani, gli offrono la taglia per compensare il controvalore. Io so che Vanni, tra l'altro, non è vero quando si dice che Pacciani, che Vanni rifiutò. Guarda che Vanni, come? E questo me l'ha detto Nesi a me, poi. Ma Nesi contro Nesi. Minoliti, cazzo, Minoliti è un maresciallo. Io ti parlo di un periodo successivo. Guardate che Vanni, da quello che mi disse a me Nesi, e questo sarebbe interessante verificarlo con qualcuno in procura dell'epoca. Guarda che Vanni aveva preso accordi con la procura per andare a confessare, da quello che io da quello che mi è stato detto a me. Poi Nesi, non se ne fece più nulla, perché evidentemente digli a Nesi di venirmelo a dire a me questo. Digli a Nesi di venirmelo a dire a me questo. È chiaro, lo puoi chiamare tranquillamente. Io l'abbiamo già fatto, ma si guarda bene dal parlare. Ah, non ci parla con voi. Beh, a me no. Me l'ha detto. Certo, detto perché giustamente sa che tu vai in quella direzione lì, e quindi non avevano concordato pure il giorno per perché invece qualcuno poi dell'equipe Vanni lo convinse a non farlo, insomma. E tu ad esempio riguardo a Nesi, riguardo a quando Nesi avrebbe visto il Narducci a San Pancrazio, cosa ne pensi ad esempio? L'hai letta la testimonianza originale? No, io mi fermo, sapete benissimo che io mi fermo al 26 settembre del 2000. No, no, va bene, però se Nesi è attendibile prima, è attendibile anche dopo. Quello che è avvenuto dopo, cioè quello che è avvenuto nelle indagini successive, per me... No, no, ma da pacifico, d'accordo, però se Nesi è attendibile prima, è anche attendibile dopo. Dipende da chi... Dipende da con chi parla.
Ah, è qui l'altarino. Dipende con chi parla. Era San Martino, no? San Pancrazio, San Martino Argiano. Comunque ci siamo dilungati, siamo arrivati oltre la mezzanotte. Dipende con chi parlava prima e con chi parlava dopo. Ma in questo caso avvaloreresti le parole del buon Lamperi che poco fa abbiamo letto, Che ha che detto Lamperi? diceva non belle parole della Frigo. Perché Ma diceva, ma la più Frigo l'ha che portata a Giuttari, la Frigo è marito, non sa niente, la Frigo cambiava no, versione. Lamperi Ma più dice che brutte Giuttari. parole, perché io non penso No, che allora la Lamperi rileggiamo ha... un attimo perché è giusto rileggerla. Poi chiudiamo. Allora, aspetta un attimo che la riprendo. Lui Ma dice penso Lamperi, io. la Dice che il Frigo colore della dava macchina era versioni diverso. discordanti tra Sì. lui e Giuttari Sì, ma dopo. lui fa un discorso più sibillino perché non è stupido. Vai, Dai. rileggi, che non c'ero prima. Allora, vuole constatare, bla bla bla. Qua insomma, sono loro che si lamentano che Giuttari gli avrebbe buttato addosso della merda dicendo che hanno lavorato male prima di lui. Insomma, il concetto è quello, quindi loro ne hanno risentito d'immagine, anche la polizia e tutto. Bla 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 bla. Alla luce di queste considerazioni del fatto che l'avvocato Pepi, primo difensore di Vanni, richiese in dibattimento l'audizione degli uomini della SAM, poiché a loro carico avrebbero potuto concretizzarsi anche delle responsabilità penali per aver omesso di portare in giudizio in primo grado contro Pacciani delle testimonianze importanti. Io E vabbè, non credo. ma questo mica le testimonianze non è che le porta Lamperi, le No, testimonianze aspetta, aspetta. Il le riferimento porta in il particolare, PCM. tra le altre numerosissime, alla deposizione di Maria Grazia Frigo e alle totali discordanze tra le dichiarazioni rese ripetutamente da questa alla SAM e al PM nel 92. Con quelle rese successivamente dalla donna al nuovo dirigente della squadra mobile. Quindi Giuttari. La Si poteva. discordanza io lo so qual è, cioè lo sappiamo tutti qual è, il colore dell'auto. È il Sì, non colore so. dell'auto. Si può rilevare come la continua opera di delegittimazione e di svilimento del lavoro da noi svolto unitamente ad altri abbia prodotto i suoi frutti, bla 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 bla. Si aggiunge anche per quanto riguarda specificamente la deposizione della Frigo, innanzi al dirigente della mobile, pagine 130 e 139. Ebbene che si sappia che i coniugi Bianchi furono sentiti dalla SAM direttamente in tempi diversi, non solo per telefono, come afferma Giuttari, presso l'ufficio dell'uomo in via Tal dei Tali a Firenze, presso la loro abitazione. In entrambi i casi dichiararono di conoscere la coppia Frigo Bertaccini, ma di non ricordare assolutamente se questi ultimi erano stati i loro ospiti la sera del duplice omicidio di Vicchio. Anche il marito della Frigo, signor Bertaccini Giampaolo, sentito dalla SAM e dal ROS presso la sua abitazione, dichiarò di non poter confermare in alcun modo il racconto della moglie, perché non ricordava nulla dell'episodio riferito alla donna. Per opportunità, senti qua, per opportunità, cioè per non pregiudicare un eventuale futuro utilizzo della testimonianza Frigo, che conteneva indubitabili e interessanti elementi di contatto col racconto dei coniugi Caini Martelli, fu deciso di non formalizzare in alcun modo queste testimonianze così negative, perché avrebbero potuto invalidare, anche in forma di semplice relazione di servizio, uno spunto investigativo da poter sfruttare utilmente in un prossimo futuro. Cioè, Lamperi parla chiaro, dice io non prendo le testimonianze del marito, Attenzione però, qual è della l'intento di Frigo e dei Lamperi? coniugi Lamperi bianchi, dice, se no la Frigo fa figuraccia. bravo, ma Lamperi cosa dice? Non è Giuttari che ha trovato la Frigo e quei testimoni lì, siamo stati noi precedentemente, come abbiamo già detto altre volte. Giuttari se ne è appropriato praticamente, se ne è appropriato in maniera, tra No, vabbè, virgolette, non è ingenua. che Ecco, se ne è appropriato, ha trovato. comunque l'ha fatto, dice lui, tra virgolette, in maniera ingenua perché? Perché noi abbiamo tenuto indietro con le testimonianze perché erano talmente, come dire, contraddittorie tra loro che avrebbero pregiudicato la probabile importanza che poteva avere il fatto che sarebbero state riconducibili la testimonianza Caini Martelli. Quindi in sto giro di parole dice, queste qua le abbiamo trovate noi, dicono un mare di cazzate e le abbiamo tenute da Sì, ma il parte. nocciolo della questione, però, lo sai qual è? La cosa importante di questa testimonianza qual è? È che sia prima che dopo, è chiaro che prima si parla del colore della macchina, poi si parla di un altro colore.
La situazione però che rimane sempre fissa è il fatto che la Frigo vede Pacciani. Okay. Ma hai sentito cosa dice del marito e dei bianchi? Nessuno di loro concorda con questa roba qua. Ecco perché la Sam aveva deciso di lasciarle da parte. Ma c'è calcola che però, vabbè, questa, ma Caini Martelli è inoppugnabile come... Siamo Caini sempre Martelli nell'84. Dove erano Caini Martelli nell'84? Nell'84, a ricordo fresco, dove erano Caini e Martelli? Ma calcola che lì, io te l'ho detto, comunque, voi, secondo me voi commettete un errore, ve lo dico chiaramente, ve faccio questa critica. Il problema vostro, secondo me, è che voi le vedete nel 2023 tutte queste testimonianze, ma ricordiamoci che lì c'è una persona che va a uccidere la gente. Quindi questo è il vantaggio che abbiamo noi e puoi avere anche tu e tutti quelli che studiano il caso, ovvero l'informazione liquida. Ovvero ma molte persone c'avevano paura all'epoca di andare a testimoniare col mostro, questi non lo conoscevano Pacciani, Pacciani, in quel momento non era Pacciani, era una persona, cioè era una persona qualsiasi. Motivo di più per andare a testimoniare, perché lo fai 10 ma anni se quello dopo? Lì era il mostro, se quello lì era io sinceramente io mi medesimo, no? In una situazione che possa essere successa così, io forse sarei andato a testimoniare, ma ci avrei pensato mille volte prima di andare, però. Ecco, comunque uccideva solo coppie, bastava non fermarsi in giro per Rovede, per Piazzole. No, vabbè, ma cioè, parliamoci negli io anni mi chiederei più, io mi chiederei più, sapere, mai, non mi chiederei più come mai la che era pure uno che ammazzava la gente normalmente, cioè che ammazzava le persone singolarmente e così. Se poteva pensare pure che era un maniaco che ammazzava pure in altri ambiti, ok? Ma io mi chiedo come mai la Ghiribelli, più che altro, che è stata poi portata, non si capisce bene da chi, in primis, come testimone tra gli Alfa, Gamma e Delta, ad accusare Pacciani e compagni, quando la Ghiribelli, diciamo, ha conosciuto il Galli al bar L'Angelo Azzurro, che è attaccato alla merceria della Cambi, quindi non poteva. Ah, mo rifacciamo con questi 7 metri di distanza. Aspetta. Ma la Ghiribelli abita anche di fronte al parcheggio del Lancer, dove si fermano i tedeschi. Di fronte. Ho capito, Dario, ma queste non sono coincidenze, non so. Sì, ma va bene. Sono coincidenze, ma devi appurare se sono coincidenze. Non mi porti una persona che ha dei contatti sul territorio che potrebbero essere importanti e non gliene chiedi conto a testimoniare su un altro su cui non c'è nulla se non quello che dici tu e basta. Ma su Pacciani non è che non c'è nulla, eh. Su Pacciani c'era tanto, dai Dario. Non puoi dire che su Pacciani non c'era niente. Lo Schizenbrunnen abbiamo visto quando è stato venduto, ci sono i registri. Ma l'avete vista l'ultima trasmissione che ho fatto? Ma se non l'avete vista voi l'ultima trasmissione mia. No, però ho analizzato la documentazione e ho visto che anche il proprietario dà di indisponibilità il registro con i cambiamenti dei prezzi e quel Schizenbrunnen è stato venduto nell'81 80-81. Te sai che c'è un registro con i prezzi agli atti? C'è un registro con i prezzi? No, agli atti, c'è un registro. Sì, adesso mi prendi impreparato qua. Sì, comunque c'è un registro dei prezzi che viene riferito a questa cosa. Io ritengo di avere tutta la documentazione sullo Schizzen, su queste cose qua. Io situazioni di Westerholt non ne ho trovate, diciamo. E di lì si desume anche che lo Schizenbrunnen portato dalla sorella non è mai stato del fratello, che è stato comprato 3 mesi dopo l'omicidio. Ma non è d'altronde così. I prezzi del 92 li sapete di questi blocchi, di questo blocco o no? Aspetta un attimo, e chiudo. Non esiste uno Schizenbrunnen al mondo
con un disegno del tedesco sopra. Non esiste. No, tu mi devi dire una cosa, Dario. Ma tu lo sai quanto costa lo Schützenbrunnen di Pacciani, che è stato il modello quello che fu sequestrato a Pacciani nel 92? Sì, adesso non ho i prezzi davanti, mi devi scusare, devo cercare l'ho detto io quanto costa. Però costava sì. Costava 7 marchi e 20, perché Perugini e gli altri, quando vanno in Germania, vanno da Prellshop e glielo chiedono a Westerlund. Quanto sì. costa attualmente il... Quanto costa attualmente il blocco da disegno? Ma poi viene fuori tutti i prezzi passati, l'aumento di prezzi era dato, ma non è così, tre mesi. Non è così, il blocco nel 92 quasi quasi costa paro come nello, come ci vogliono far credere nell'84 a 6,40. Cioè, ma non è così, non è così, perché se costa 7,20, 7 matti e 20 nel 92, come fa a costare 6,40 nell'84? Perché sale, non mi ricordo più se di 20 centesimi ogni tre mesi, una roba del genere. No, l'aumento era di 40-50 centesimi ogni due anni. Era. Lo dico, costava 4,90 nell'83. 4,90 nell'83. E nell'81 costava meno, abbiamo fatto queste verifiche. Adesso purtroppo non ce l'ho davanti, ma le abbiamo fatte. E corrisponde proprio con l'81. Costava 4,60 però. Tanto è vero che poi vengono trovate, viene trovato poi una pagina che poi viene analizzata e viene scoperto che era scritta di Pacciani, che era stata strappata, dove lui aveva scritto più volte su questo schizzo, in un periodo compatibile proprio, e non se lo poteva inventare. No. All'81. Aveva scritto perché si era sbagliata a ricopiare. Però come mi spieghi che lui scrive come se scrivesse nell'81 e il prezzo corrisponde proprio a quello dell'81. E te, Dario, che fai? Praticamente te, no? Allora, tu domani, oggi metti la fornitura, no? Oggi ti metti il telefono a casa tua, no? Che fai? Per ricordarti, no? Ci metti, oggi ho messo il telefono e ci metti addirittura l'anno. Ci metti pure il 1900. Ma se tu leggi i diari di Pacciani e sta roba qua, quando nei suoi appunti, lui è così, è meticoloso. Ma l'anno vabbè, se fai in... ma lui come fa a sapere che, scusami, perché qual è l'anno giusto da mettere? Cioè tu ti devi ricordare una cosa, no? Tu ti devi ricordare come fa a sapere qual è l'anno giusto da mettere? Ci metti pure l'anno, ci metti il 1981 e poi tra l'altro gli unici due fogli che stanno su quel coso lì, uno è dell'80 e uno è dell'81. Sì, infatti, quel prezzo lì è compatibile con fine 80 e inizio 81. Come nel frattempo non ha scritto più niente, però. Cioè, in un anno non si è appuntato più niente. No, lui ha strappato poi dei fogli che erano scritti, che hanno trovato attraverso un esame, hanno visto che era la sua calligrafia, che era compatibile, tutto un po'. Lui ha scritto 81, ma non poteva sapere che la cosa eventualmente che poteva salvarlo era che quel prezzo corrispondeva all'81. Non poteva saperlo. Beh, se ha ucciso lo poteva sapere. Cosa poteva sapere che in Germania era venduto nell'81 a quel prezzo lì? Avrebbe dovuto sapere che il prezzo... Dario, i prezzi sono sbagliati, non so quelli. Ci sono tre commesse che dicono che il prezzo nell'82 era dei 4,60. Era. E c'è addirittura una quarta commessa di cui ho letto il verbale io, che dice che era 4,60 e dice pure il prezzo dell'85. Guarda, noi questa puntata qua l'abbiamo fatta mi sa due anni fa, devo andarmela a rispolverare, ma lì c'è tutta la documentazione che abbiamo letto, quindi me la andrò a rispolverare. Ma tu stai a parlare delle fatture, che sono uscite sul sito di Eri62, sul blog. Parli di non solo delle fatture, parlo proprio dei riferimenti ai prezzi che erano inerenti al blocco da disegno nelle varie mesate dall'80, 81, 82, 83. Ma quel blocco lì valeva tre volte un blocco da disegno normale, costava. Che tra l'altro la scuola non ha mai confermato, anzi ha smentito che loro consigliassero lo Schützenbrunnen su altri. Sì, ha smentito che consigliassero, però tante persone ce l'avevano. Sì, ma un disegno del tedesco su un qualsiasi Schützenbrunner prodotto in qualsiasi epoca al mondo è mai stato presentato? No, non visto è mai stato presentato. Disegnava sugli Schützenbrunner? Allora, Dario, spiegamelo tu, com'è arrivato a sto blocco
col prezzo in marchi in Italia, chi ce l'ha portato? A parte che dizionario tedesco italiano a casa dei Pacciani, a parte che in Toscana e nel Fiorentino è pieno ancora Fiorini, adesso di tedeschi e le foto in Fiorini, chi ce l'ha? Le foto in Fiorini olandesi e dei paesaggi di Amsterdam dove il ragazzo era stato un po' dei mesi prima, chi ce l'ha portati a casa Pacciani? Ma Pacciani andava per discariche, Pacciani raccoglieva qualunque cosa trovasse. E caso strano, lui raccoglie un blocco tedesco e delle foto illustrate dei paesaggi olandesi dove il ragazzo tedesco era stato 2 o 3 mesi prima. Ma non c'è stato solo un ragazzo tedesco in Olanda, di olandesi, belgi, tedeschi, è piena la zona lì, piena. E porta sapone, siamo arrivati a mezzanotte. Il porta sapone nel furgone dei tedeschi, loro l'hanno trovato. Chi l'ha trovato? Il porta sapone dei tedeschi è presente. Quindi è stata fatta un reato, è stato commesso un reato dagli chiamalo come vuoi. Il porta sapone un porta sapone è stato trovato nel furgone. E questo dove sta scritto che è stato trovato il porta sapone? Lo faremo vedere presto. Farlo vedere presto, però deve come sempre, noi lo sai che facciamo sempre. Di che colore? Viola, di che colore? Viola, bianco. Nero. Bianco. Bianco. Ma non rosa. Aspettiamo, io stavo aspettando ancora il fatto del Galluzzo che dovevate smentire tutto quanto. Ma vediamo. Cosa c'è da smentire sul Galluzzo? L'abbiamo detto più volte cosa pensiamo sul Galluzzo. Abbiamo detto che non avremmo fatto una puntata per non dare. Prima avevate detto che canterà quanto il Gallo canterà, queste cose. Abbiamo detto più volte cosa intendevamo. Poi sono uscite fuori che queste cose erano vere. E che non erano grandi, insomma, del Galluzzo. Cosa c'è di vero? Che c'è un episodio di aggressione avvenuto al Galluzzo dove no, attenzione, io non parlo dell'episodio, a me dell'episodio sinceramente me ne importa poco o niente. No, è lì che si basa il ragionamento della commissione. No, ma io a me di quello che dice la commissione me ne importa giusto. Ah, meno male. Diciamo io sostengo, io ho sempre detto e ho sempre sostenuto fin dall'inizio, che la lettera che richiede la Denna Monica non era Zigna, era del Galluzzo, era quella lì del Galluzzo. Io ho sempre detto questo, non ho detto altro, non ho detto io penso altro. Io penso che Denna Monica abbia chiesto notizie su questa lettera di cui era stata informata. Questa lettera però lei non l'aveva vista, quindi non sapeva cosa c'era dentro. No, ma come non l'aveva vista? Era arrivata a lei. Sì, però pare che alcune di queste lettere potessero essere state mandate ancora chiuse da controllare. Allora, quella lettera lì è arrivata alla Nazione, perché non è arrivata alla Della Monica, è arrivata spedita alla Della Monica, ma presso la Nazione. Ed è una. E quelli della Nazione che hanno fatto? Hanno... Come è arrivata la lettera, l'hanno mandata... Cioè, secondo me la lettera del 68 non esiste. Il problema è che... No, non esiste. Il problema è che c'era il bisogno di far credere che esistesse. Hai capito qual è il discorso? Quella lettera lì è stata confezionata e inventata a Borgogni Santi, dove salta fuori Fiori nell'82, di Caprese Michelangelo come Clusini, come Sciarra che trova la borsa che riceve la lettera anonima da Clusini, e che salta fuori nell'82 quando Vigna il giorno prima va a fare degli accertamenti all'armeria Raspanti a Borgo San Lorenzo, dove non trova questa pistola, e il giorno dopo salta fuori Fiori, che tra l'altro ha mai partecipato alle indagini di Siglia. Ma io ve l'ho detto, ragazzi, ma io ve l'ho detto come inizia la pista sarda, ma voi non mi credete. Vi dico che ci sono dei documenti che attestano come inizia la pista sarda, però voi mi dite, la pista sarda inizia con il ritrovamento dell'auto di Francesco Vinci, inizia e comincia tutto lì, da quando si sa che Francesco Vinci era il proprietario di quell'auto lì, perché se va a verificare tutto, se va a verificare a chi appartiene l'auto, si vede che questo era un personaggio che era stato coinvolto nel 68 in un precedente delitto e viene mandato, e da Grosseto arriva un qualcosa a Borgo a Firenze, diciamo, e da lì poi c'è la convocazione di
Mele, di Stefano Mele, che arriverà pochi giorni dopo. Noi sappiamo che Tricomi, almeno se non finge... No, Tricomi, ragazzi, dice una cosa, e poi io, anche questa cosa vi volevo chiedere, ma voi avete fatto la trasmissione su Frezzolini, cioè sul presunto disonesto, diciamo. Però una cosa, l'avete vista poi la richiesta di Tricomi quando chiede gli atti del processo di Signa? Sì. Che sotto ci scrive pure che vuole i bossoli. Scrive sì. Che vuole i bossoli, quindi lui lo sa che ci stanno i bossoli. Certo che lo sa. Meglio. È quello a cui bisogna arrivare. Non è fortuita coincidenza se ritrova i bossoli. Ma vieni nel mio. Vieni nel mio. Capisci? Vengo nel tuo, che per voi mi dite che sono stati cambiati e sono stati fatti. Ma vieni nel mio. Frezzolini, non è uno che rubava benzina. Frezzolini si è trovato in mezzo in una situazione dove ha consegnato le chiavi, che tra l'altro non doveva più averle, quelle di Firenze. Ma io vi dico una cosa, ma perché voi parlate, una cosa, perché parlate dell'ufficio... Ufficio Reperti, no? Poi dell'epoca. Corpi di reato. Ufficio Corpi di reato. E però, diciamo, voi parlate di una situazione che uno può interpretare, no? Cioè, voi dite che ci può essere stata sta cosa, sto depistaggio. Io dico che secondo me... Il carabiniere più Ale? Quello che va a prendere il faldone. Leonardo. Sono arrivato lì, c'era un carcelliere, un certo Frezzi. È stato gentilissimo, aveva già il... non aveva dovuto cercare niente. Dico, perché però voi parlate di questa situazione che non è opinabile, diciamo, è opinabile questa situazione qua, e non parlate di una situazione certa che è avvenuta qualche anno fa, con lo il fatto che sono spariti i calchi in gesso presi a Calenzano. Ma non solo quello! Ma no, non è sparito solo quello, e tra l'altro tante di queste prove che sono sparite sono state consegnate a qualcuno degli inquirenti che non le ha mai restituite. C'è scritto nero su bianco, attenzione. No, ma io parlo di recentemente però, parlo di qualche anno fa. Qualche anno fa la procura voleva fare degli accertamenti sui calchi in gesso presi a Calenzano. Sì. Sono andati a verificare, a prenderli, diciamo, sono andati a vedere, a trovare il numero, insomma, sapete insomma che ogni reperto c'ha un suo numero, sono andati a vedere e già a prima vista non erano sti calchi, si vedeva che non erano i calchi, hanno aperto e ci hanno trovato 4 coltelli a serramanico. Allora, se Pacciani era responsabile, può aver organizzato una roba del genere, o chi? Ma io ti dico, per quale motivo voi vi soffermate sul fatto su questa storia di Frezzolini all'epoca, ma vi dovreste soffermare su questi sparizioni degli ultimi anni pure? Ma noi faremo perché, anche quella, certo, ma noi sai che noi affrontiamo perché, tutto quello che c'è di interessante da affrontare, perché, quindi affronteremo anche a chi davano fastidio quei calchi in gesso? Bravo, ma chi davano fastidio? Davano fastidio sicuramente a qualcuno che ha contribuito negli anni a puntare l'attenzione su Pacciani. Ho capito, ma ragazzi, ma noi... E prima sui Sardi... Non ci prendiamo in giro. A chi può appartenere teoricamente un calcio in gesto? Cioè, perché se va a vedere, a cercare di fare una comparazione di quei calcio? Perché lì cercavano che vigilanti, se non ricordo male... Correggimi, cercavano una compatibilità con lo scarpone, ma quello non è lo scarpone che è stato identificato. No, ce ne sono. Ma ce ne sono due di impronte a Calenzano. Sì, ce ne sono due, ma parliamo di quello che è lo scarpone, dai. Ecco, quello non è lo scarpone che hanno detto di aver identificato. Attenzione. Adesso quello magari non ce ne occuperemo noi, ho portato la cosa, però. Ci sono due tipi di scarponi a Calenzano, di orme, e ci sono delle orme pure vicino alla Susanna Cambi. Certo.
Ma di orme e di tra, perché le impronte digitali che ci sono a Vicchio, che ci sono in altri Sì, ma omicidi. quelle non so, io ci ho fatto una trasmissione su quella lì, sull'impronta del montante, no? Lì può essere fatta una cosa solo per esclusione, non per attribuzione, quindi diciamo che lasciano un po' il tempo, io ce l'ho fatta la trasmissione, sì, però lascia un po' il tempo che trova, insomma, quello che è stato trovato lì, anche perché, parliamoci chiaramente, non è certo che quelle impronte siano riferibili al delitto. No, d'accordo, però se non sono delle vittime e non sono di Pacciani o dei compagni di merende, è un punto Sì, ma assolutamente. io sono d'accordo che sicuramente lì quelle sono orme che sono riferibili al delitto, però a livello di un tribunale, no? Cioè a livello di un processo, eppure quando fecero il processo, gli aloni, quelli delle ginocchia, per esempio, no? Che stavano sulla panda, furono sminuiti, logicamente, perché gli avvocati logicamente sminuiscono e ti dicono: ma non avete la certezza che quelli sono del mostro. Cioè, possono essere chiunque, potevano essere del Certo, benzinaio, mi sembra dissero del benzinaio che magari aveva messo benzina. Capito? ma boh, dai, Va stasera bene, abbiamo ragazzi. tardi, ma abbiamo avuto una puntata interessante. Dai, niente. Allora, io E quando si saluto parla dei Marco. Pacciani, per favore, chiamatemi a me, non chiamate le macchiette. Per favore, Ma lui è chiamatemi a me, Francis, non anche chiamate nostro le amico, macchiette quindi che voglio dire, lui è comunque. per 30 denari vanno sia da una parte che dall'altra, dai. No, io i denari non glieli ho dati, No, io ho chiesto tu solo no. da venire, poi non lo so. No, tu no. Io non ne ho da dare, neanche volessi. No, no. Tu no, nemmeno Alessandro. Allora salutiamo Marco. Ciao Marco, ciao Buona Ale, serata a ciao a tutti, tutti, ragazzi. buona serata, alla prossima. Grazie Marco. Ciao a tutti, buonanotte.